Stavolta vi ho voluto lasciare tutto il countdown. L'ho voluto fare perché l'atmosfera nella quale ci addentreremo quest'oggi è un po' diversa dal solito. È la quarta avventura del genere dopo Mori, Liza ed Everhood, e queste avventure si sono sempre aperte con un trailer. Succederà anche quest'oggi, ovviamente. Ma vorrei farvi notare la differenza di mood tra tutti gli altri trailer e ciò che stiamo per vedere tra pochissimo. Omori ci faceva respirare la disperazione di un personaggio che ci avrebbe poi rivelato le sue problematiche mentali. In Liza viviamo il beat della pazzia. In Everhood, la velocità delle ritmiche, delle canzoni che ci avrebbero divertito e letteralmente ucciso. Tre trailer forti, veloci e in un certo senso potenti ritmicamente e musicalmente. Devo dire che la sequenza che state per vedere invece di One Shot è diversa e mi ha messo i brividi per la estrema tranquillità del piano che accompagna malinconiche immagini che presto ci saranno chiare. A voi. Il microfono ha deciso di nuovo di dare forfè, aspettate. Non sappiamo perché, ma vuole fare il pazzo. Adesso dovremmo esserci e dovrebbe sentirsi quello giusto. Buonasera. Eo. Buonasera. Diteci se il volume di sottofondo di One Shot è giusto, perché non lo sappiamo. È la prima volta che ci giochiamo, quindi non conosciamo ancora quale sia il bilanciamento corretto da fare. E fateci sapere, così ci dite se si sente bene. Ok, buonasera Giocosti, che è tornato finalmente a casa. Buonasera, grazie a Maffo che sia buona per il terzo mese. Sai, non mi esce il Pippo in live, sarebbe l'ultima live, quindi no. È un po' alto ancora, d'accordo. Sì, allora lo abbasso un pochino. Facciamo 4 decibel e vediamo se... Infatti un po' di più. Vediamo se vi va bene così. Io mi leggerò a breve tutte le sub, ma innanzitutto voglio darvi un caloroso benvenuto in quella che credo sia l'avventura che più di tutte ho hype di giocare. E voi mi direte perché per le altre non avevi hype, o forse solo perché gli altri ti hanno detto che bello, hai hype? No, ho hype per un motivo specifico che ho sviluppato nella giornata di oggi. E adesso ci sistemiamo. No, più che altro sediti a modo prima di cadere. Hai ragione.
Allora, parto da una premessa. Innanzitutto grazie a tutti per le tante sub, le leggiamo tutte a brevissimo, ma grazie davvero perché state sostenendo il canale. Peraltro sono aperte le iscrizioni al torneo dei sette fiori, grazie a chiunque vorrà regalare sub per permettere a altre persone che magari non possono appunto permetterselo di partecipare al torneo, o a chi deciderà di iscriversi, grazie, 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 grazie. Tra l'altro Blue Moon Coder si sabba, e quindi lo dico adesso, lo dico qui perché non l'ho ancora annunciato pubblicamente, colgo la palla al balzo perché ora posso farlo. Io e Blue Moon Coder, o meglio Blue Moon Coder mi ha invitato, quindi è merito suo, siamo stati coinvolti in un progetto che è appena partito in Kickstarter su un RPG Earthbound like, che ha al suo interno anche il compositore di Omori, Pedro Silva, uno dei compositori di Omori, Pedro Silva, e anche il compositore di Jet Set Radio, quindi un gioco molto molto famoso. E anche io farò il compositore, ho già scritto delle cose che potrò poi farvi sentire, ma insomma non ve le faccio sentire adesso, quindi finalmente la mia prima avventura da compositore. Vedrete poi, il gioco si chiama Presentiment, il Kickstarter è stato aperto oggi se non erro, quindi spero che ce la facciano i ragazzi e spero che io possa rendere questo gioco musicalmente divertente per voi. Grazie mille a Aiuto, e poi insomma per me è un onore lavorare nello stesso team di persone che hanno lavorato a Omori, insomma sono molto contento. Il gioco si chiama Presentiment, ragazzi, ve lo scrivo qui, Presentiment. È un gioco pazzo. Grazie a Tennis che sia buona per il 16° mese, a Corona lo Seba che sia buona per il 4° mese, ora vi dico perché sono in hype. Sai da quanto manca domani Team Maestro? Pochissimo, manca domani. 24 ore, Jari Boy sia buona per il 21° mese, Blue Moon Coder sia buona per il 6°, stasera abbiamo con noi un gioco bellissimo, grazie sia Sergio che Chiara per i fantastici contenuti, grazie a voi ragazzi per le tante sub. Oggi il sub... giusto, doveva far numero tondo che ha fatto 1.700 ora. Sì, 1.700. Bravo Gio Costi che regala 10 sub, 16 Thank sub perché you. È tornato a casa. Grazie mille ragazzi, livello 4 e live train. 271 sub, il sub goal è settato alle 400 oggi. 400 sub, quindi meno 129. Grazie mille per chiunque ci, a chiunque ci aiuterà a raggiungere questo risultato. Grazie a Stelefire che sia buona per il 22° mese. Grazie a White Ladybug che sia buona per il 17°. Grazie a Pizdvneko che sia buona per il 4°. Buonasera. E poi insomma, volete vedere la pubblicità nel momento in cui viene annunciato Breath of the Wild 2 durante le 3? Io no, quindi subatevi. Grazie a Marco Tino che sia buona per il 6° mese. Grazie a Alex che sia buona per il 6°. A Fabio DP che sia buona per il 5°. Allo Soul Arthur che sia buona per il 27° mese. Ciao, siete Chiara. Finalmente, dopo 27 mesi, la persona il cui nome mancava ha trovato una sua identità. Si gode. Grazie mille a Rain che ci mette i pizzini. Grazie a Rede Mustacchi che sia buona per l'11° mese. Patetica. Eroica. Grazie a Dalio che ci fa una donazza. Finalmente siamo riusciti a completare la traduzione di Omori con l'uscita. Vabbè, allora ragazzi, oggi si festeggia. Mister Gineri regala 10 sub, 286. Dai, let's go ragazzi. Completiamo sti 300 alla svelta, così poi andiamo a meno 100. Ti volevo ancora ringraziare per l'immensa community italiana del gioco che hai creato, e ti volevo salutare dicendo buon presentiment. Ah, quindi lo sapevate già, mannaggia. Vabbè, ok, qualcuno sapeva già di presentiment, allora sono contento, e perché questa donazione è arrivata prima. E a tal proposito vi preannuncio che One Shot, nonostante sia uscito da quasi 5 anni, non ha una traduzione in italiano. Mi farebbe piacere, se questo gioco magari si rivelerà bello alla fine, creare anche il movimento di traduzione One Shot, perché ho visto che diverse persone l'hanno richiesta questa traduzione, ma non è mai arrivata. Grazie a Francesco Lu... però come al solito, facciamo esplodere i numeri di pazzo. E niente, ragazzi, lo metto a 500 il sub goal. Pazzo. Grazie Giocosti, grazie mille Giocosti, come sempre davvero un patron incredibile, Giocosti. Grazie a Max Power che sia buona per il 9° mese. Grazie mille, grazie Giocosti, grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie. Grazie a Yuta Sa che sia buona per il 6° mese. 6 mesi con voi, devo ancora capire che cazzo ci faccio qui. Forse mi sarò perso. Grazie per farmi compagnia in questo periodo in cui sono caduto in depressione. Siete dei patati, mi dispiace tanto. Ti mandiamo un abbraccione super grosso. Get well soon. Oh ragazzi, Erdevi regala altre 5 sub. Grazie Erdevi. Grazie ragazzi, grazie, 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 grazie. Grazie di tutte queste sub, di questa pioggia di sub regalate. Grazie a Gian Gianze che si abbona per il 13° mese. Mamma mia, sono già 13 mesi.
credetemi, sarà un'introduzione lunga, ma ne varrà la pena. Per tutte le ore di compagnia durante il lavoro, il disegno e lo studio, Team Chiara, ma anche Team Saido, anche a Saido si vuole bene. Anche Team Saido me lo sono inventato io. Grazie. Grazie a MTB che ci mette la donazza. Volevo ringraziare per la crescente qualità, professionalità e per la compagnia. Non è facile reinventarsi così tante volte e farlo sempre con salti di qualità così grandi, mantenendo un impegno e una voglia di fare così grande. Grazie mille di tutto, Lapo. Grazie anche a Dallio che ci mette il donazzo per la traduzione one shot. Ci siamo già movimentati, abbiamo già messo le basi, ma ragazzi, ma fatemelo almeno giocare, grazie. Grazie ragazzi, siete dolcissimi a pensare alla comunità italiana continuamente. Grazie a Francesco che si abbona per il nono mese. MTB si era subato oltre a metterci la donazza, 25 mesi. Fabio DP, vediamo se a tennis 16esimo, Corona lo seba, sai da quanto manca domani la voletta. Forse, secondo me, ho dimenticato qualcuno di sicuro. Sammy Banni, 15esimo mese. Maffo, terzo mese. Ryan 92, 29esimo mese. Saido mi esce più live, l'avevo letta. Vili Vodka, ciao Saido, come va? Tutto bene? Dragon Soul, no, queste sono vecchie, quindi niente. Dovrei, credo di essere in pari. Tra l'altro, mancano due. Abbiamo fatto il 225 del livello, 225% del livello 5. Si gode. E ragazzi, lo metto a 500 questo sub goal. Perdonatemi, ma giusto perché altrimenti c'è, cioè, finirlo così subito. Però non sentitevi obbligati, eh. Metto obiettivo importo 500, 398, 399 perché ne è appena arrivata una. Baugers 399, 06, 04, 2021. Lo metto a 500, ragazzi, e poi si vede. Dove si arriva, ok? Grazie a Red Zack che si abbona per il terzo mese. Il terzo mese si riparte con un altro piccolo capolavoro. Allora, parto con ordine. Ok? Perché alcune cose non le sa neanche Chiara, credo. Ok? Come al solito, voi iniziate e vado al lavoro. Buona live. Ma grazie. One Shot non è un titolo che è uscito per la prima volta nel 2016. E voi mi direte, ma com'è possibile? In realtà, se vado su Steam, c'è scritto che la release è del 2016. Sì, ma in realtà la vera release, cioè la vera, la prima release, grazie a Boutpulf che ci mette 200 bizzini, la prima release è avvenuta nel 2014, 2 anni prima, come freeware compilato con RPG Maker, ok? No, non è il copione Ferdi, perché in realtà me l'aveva detto che avevi scritto questa cosa, Chiara, ma è un po' più complessa la storia e mi sono guardato tutto quanto un video che spiegava la procedura di creazione proprio di One Shot. Grazie a Ocidra che sia buona per il quinto mese. Non c'entra neanche il salvataggio, perché non so se poi avevi scritto questo a Chiara, ma Chiara mi ha detto che le avevi scritto che il salvataggio si perdeva, mentre la questione è un po' più cupa. Il primo One Shot è stato pubblicato come freeware nel 2014 e doveva essere concepito come gioco da fare dall'inizio alla fine, ma non nel senso che non permetteva di salvare, nel senso che chiudere la finestra era proprio concepito a livello di metagioco come sbagliato e capace di nuocere al personaggio principale. Ok. Ok? Questa cosa non esiste, ok? Non esiste in questo One Shot del 2016, ma sappiate che One Shot, che significa una chance, ok? In realtà nel campo manga anche una storia da un volume solo, però in teoria one shot è un colpo solo, inteso come una sola possibilità, era proprio letterale. Era un gioco che doveva essere giocato dall'inizio alla fine, altrimenti pena la morte, a quanto ho capito, poi ovviamente non sono andato nel dettaglio per non farmi spoiler, la morte del personaggio principale. Questa meccanica poi non è stata, ovviamente, una tirata unica, bravissimo Guio. Questa meccanica non è stata poi riproposta nella sua vera e propria release completa nel 2016 come gioco finale. Non ho saputo di Matteo HS, no Simone, spero sia una cosa seria se scrivi questa cosa. Dicevo, per quanto riguarda il one shot, non esiste più come, diciamo, tematica anche fuori dalla lore eventualmente. È solamente il titolo, non è più anche il modo in cui funziona il videogioco. Detto questo, intanto siamo a 405 sub, ciò che mi mette in hype non è ovviamente qualcosa che non è presente nel gioco, perché ormai questa cosa non c'è più, ma è un
un elemento che ho trovato nella pagina di itch.io. Perché il gioco è stato rilasciato per una terza volta nel 2020 senza cambi di contenuto, DRM free, cioè senza diritti da parte del venditore, ok? Del reseller Steam, in questo caso, diciamo. E il trailer che avete visto è il trailer di itch.io, quindi questa, diciamo, questo sito che permette praticamente allo sviluppatore di guadagnare il 100% della vendita, insomma, del prodotto. In questa pagina di itch.io c'era scritto: il gioco è disegnato per essere giocato in windowed mode. Okay. Voi non lo vedete, ma il gioco noi non ce l'abbiamo aperto a schermo intero, è aperto solamente in finestra, ok? Nel nostro desktop secondario. E c'era scritto subito sotto: perché ci sono dei momenti di gameplay che avvengono fuori dallo schermo, cioè fuori dal gioco. Okay. Ora, questo vuol dire tutto e vuol dire niente, ok? Quindi non so esattamente che cosa. Ma allora in teoria dovremmo capturare lo schermo, se no però. Ho preparato una schermata che si chiama, guarda, One Shot View Media, che non so ovviamente che cosa ci farà fare, però abbiamo una schermata identica a questa che cattura effettivamente anche il desktop. Allora, vi faccio un attimo una premessa. No, 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 voi vedrete, ragazzi, abbiamo una scheda apposta, è giustamente l'appunto che ha fatto Chiara. Abbiamo una scheda apposta per catturare lo schermo. Ora, per qualcuno magari suonerà come una novità, non lo è. One Shot è un gioco del 2016, ci sono giochi che ben prima del 2016 hanno fatto questa cosa. Lo ricorderete magari anche per Doki Doki, che in realtà è successivo, ma ci sono tanti giochi che hanno fatto nel tempo comparire file nelle cartelle di installazione, immagini, video da guardare. Quindi non è la prima volta, One Shot non si è inventato nulla in questo caso. Però il modo in cui era scritto mi ha incuriosito. E vi sto per dare questo spoiler, che in realtà non è uno spoiler, e che vi farà cominciare a fumare il cervello, perché c'era scritto: devi giocarlo in windowed mode, perché alcune meccaniche di gameplay sono studiate per essere giocate in windowed mode, altrimenti non capisci, cioè non riesci a risolvere alcuni puzzle. Quindi credo che la windowed mode non sia solo una roba del tipo... No, Undertale è venuto prima, ok? I am scared, bravissimi. Undertale è prima di One Shot. One Shot, cioè, oddio, One Shot nella prima release è prima di Undertale, ma non so quanto di quella release avesse già questa, diciamo, situazione di apparizione di file su desktop. Leggo tutte le sub tra poco. Quindi, non so esattamente come il gioco andrà a interagire con il nostro computer, ma so che lo farà a tal punto da integrare il suo gameplay con ciò che farà il nostro computer. E quindi la cosa mi intriga, perché solitamente siamo abituati a momenti di gameplay esterni al gioco, quali TXT, nei quali ti viene detto: ah, è crashato, sto hackerando il gioco, mostri che cancellano il salvataggio, e cazzi e mazzi, ok? Però non c'è altro, va bene? Pensare che invece questo gioco abbia dei puzzle che richiedono la chiusura del gioco e l'apertura di file o di immagini o di video, di qualunque cosa apparirà sul nostro schermo, per essere risolti, beh, mi fa venire il pipo duro, perché significa che in teoria mi aspetto di avere un viaggio molto metagioco. Cioè, se il puzzle è risolvibile dentro il computer, significa che il gioco è consapevole che esiste un computer? No? Sì, in teoria sì. Leggo le sub. Allora, Itabaki si abbona per il quarto mese. Ah, tra l'altro, ragazzi, vivo nel culo e porto 3, abbiamo messo un'opzione per non vedere i vostri messaggi cancellati, quindi chiunque spoileri si prenderà la gloria di essere mutato, senza neanche la soddisfazione di farci leggere niente, perché io non vi leggo più. I moderatori mi hanno detto che saranno agguerritissimi in questa serie, quindi se potete fate commenti su tutto tranne quello che sta per succedere, perché altrimenti verrete mutati. Grazie a Munroro che si abbona per il quarto mese, grazie a Itabaki che si abbona per il quarto, e siamo a 4 con questo gioco che sembra molto interessante. Il Piporito, Sedonia Max, grazie anche a Hard Shield 83 che ci mette 100 bizzini.
Grazie a Vale Spyro che si abbona per il quarto mese. Ciao Sede, ciao Chiara, mi auguro di passare una bella serata con voi. Io non vedo l'ora, ragazzi, di partire con questo videogioco. Grazie a Davide Ceretta che si abbona per il 32esimo mese. Ingenni che si abbona per il nono. Dynam5236 che si abbona per la prima volta. Asald Tepes che si abbona per il sesto. Buonasera, hype per il nuovo gioco. Chovi che si abbona per il nono. Sempre fantastici, grazie di tutto. Grazie a Federflow che regala una sub. Zaru Heart che ci fa una donazza. Giocherai mai Hollow Knight? Forse un giorno. Grazie a Baltpulf che ci ha messo i pizzini, ma l'avevo già letto. Grazie a Uccidra che si è abbonato per il quinto mese. A Mr. Sadman per il quinto, anche lui vi si vuole bene. Vi vogliamo bene anche noi. Grazie a Fatty Shiny che si abbona per il quarto mese. Vi amiamo. Continuo, ragazzi, con l'intro, perché c'è tanto da dire. C'è tanto da dire su questo gioco, in questa musica mistica che sinceramente mi fa venire il piporitto, perché a me queste sonorità alla Yumeneki mi fanno proprio rimpolpare il palle. Quindi per ora si parte benissimo, e anche il piano del trailer mi è piaciuto assai. Il gioco quanto dura? Leggevo in chat. Come sempre io mi spizzico How Long to Beat, e ho visto che il gioco da completionist, che ovviamente la run che faremo come al solito, richiede circa 9 ore. Quindi significa che saranno almeno 20. Ne abbiamo almeno 20. Sì, siamo già in live da 25 minuti. Ne abbiamo almeno per 20 ore, quindi ci aspettiamo almeno 7-8 episodi. Ok? 7-8 episodi. Come praticamente Everwood, che ci ha accompagnato per 2 mesi. Anche qui mi aspetto che One Shot ci accompagni almeno. No, secondo me meno. Controllato oggi. Prima puntata ricaricata su YouTube il 10 di aprile. Però Everwood quasi eravamo a 2 live alla settimana. E qui no. Grazie Alex Lass che si abbona per il 26esimo mese. Qui non facciamo 2 live. 7-8 live con 2 live alla settimana fa un mese. Hai ragione. Hai ragione. Tranquillo. Capisco un cazzo. Intanto scusatemi, ma mi sta accecando questa lucina là. Giro un attimo. E quindi sì, ha ragione Chiara. Effettivamente 7-8 live se ne facciamo 2 settimane non sono 8 poi settimane. Poi per carità, di mezzo c'è le 3, quindi è improbabile che riusciremo a fare effettivamente 2 live a settimana. Quindi sì, ci sta che sarà un paio di mesi, ma soltanto perché giugno è giugno. Sì, infatti giugno è un mese particolare. Ci potrebbe essere anche l'annuncio di Pokémon. The Real Dajajo si abbona per il quarto mese. Buonasera amore mio, facciamo l'amore. Assolutamente. Qualcuno dice addirittura più di 8. Leggo. No, sali. Ci sta. Vedremo, ragazzi. Vabbè, vedremo. Chi se ne vote? Io sono un po' curiosa. Vorrei non fare l'utente medio, perché devo dire un botto di roba. Aspetta. Allora dilla. La stavo dicendo. No, ti stavi perdendo a calcolare adesso quante live durerà. Stavo parlando serie. Di quanto dura il dura gioco. Dura quanto dura. Allora, stavo dicendo che il gioco mi ha richiamato qualcosa che in realtà non esisteva ai tempi della produzione del gioco, cioè Death Stranding, perché questo personaggio ha in mano questa lampadina, e nel trailer lo vediamo quasi sempre con questa lampadina gigantesca in mano, che viene trasportata. Ok. Mi ha ricordato molto Sam Porter Bridges, che deve che per forza, BB. No? Sì, BB e tutti quanti i vari cassoni di rifornimenti. Ma soprattutto BB. Che porta i vari cassoni di rifornimenti in giro per il mondo. Perché il trailer di One Shot parte dicendoci, non quello che avete visto, ma il primo, parte dicendoci che il mondo è finito, non rimane più niente di lui, e siamo proprio sicuri di volerlo salvare? Siccome c'è questo essere gattiforme che porta la lampadina, io credo che il mondo abbia finito la sua luce, o comunque che questa lampadina sia essenziale per salvare il mondo, e Death Stranding è un one shot like. E ho avvertito da subito, sia nel trailer che soprattutto anche in questa schermata, il peso del compito, no? Cioè questa enorme lampadina, che peraltro è fragile, molto più fragile se vogliamo dei cassoni di Sam, che sono comunque pieni di cinghie, sono di latta o comunque di alluminio, cioè di acciaio, sono resistenti. Invece qui, cazzo, è una lampadina. È grande, ma è una lampadina. Sembra molto pesante da come la tiene, però è una lampadina. Quindi si può rompere, può essere distrutta da qualcun altro. Mi sembra davvero un viaggio della speranza quello che andremo ad affrontare. E sono curioso di comprendere le varie sfaccettature del gioco e il significato del peso che porta il nostro personaggio, un po' Omori, no? Il peso c'è qui e lo vediamo da subito, la lampadina. Bisogna portare una lampadina, non sappiamo dove, non sappiamo come, però dobbiamo farlo. Grazie a Cloud Dark che si abbona per il quinto mese, grazie mille. Is this speculare su wallpaper? Sì, praticamente sì.
Ma la lampadina, ragazzi, è il simbolo chiave di questo gioco. È anche l'icona stessa del file di avvio del videogioco. Quindi la lampadina è la cosa forse più importante, secondo me. Buonasera, Sergio e Chiara. Vi si ama per essere una felice parte della mia vita da 5 anni e per avermi fatto scoprire il manga Pokémon. Ora, tanti cofanetti, quanti sono i mesi di abbonamento? E dire che siano spaziali è dire poco. Ma grazie mille, ragazzi. Come fa a essere accesa? Credo sia una lampadina magica, infatti. Cioè, bisognerebbe capire anche perché il nostro possesso. Lo capiremo adesso giocandoci. Non so se la troveremo o se è un oggetto che fin da subito è ottenuto da questo PG. Però ecco, torno all'origine. Pensare che il gioco sia stato strutturato all'inizio come freeware da finire in un sol boccone, dall'inizio alla fine, e che il gioco richiedesse di portare una lampadina fragile da punto A a punto B, beh, mi ispira effettivamente un viaggio veramente molto importante, no? Credo che il personaggio protagonista senta molto la necessità di fare questo viaggio, talmente tanto che deve affrontarlo in una botta sola, altrimenti non ce la fa. Se tu chiudi, tu perdi, no? La volontà di arrivare fino in fondo. Certo. Non so perché, ma questo gioco mi suggerisce, dalla sua storia, dai suoi trailer e da questa immagine, che sia facile perdere la speranza. Che sia facile arrendersi e dire no, è troppo difficile portare questa cazzo di lampadina fragile da qui a lì. Anche la voce narrante ci chiede in qualche modo di desistere nel trailer. Vedremo ovviamente quanto di quello che vi ho detto poi sarà effettivamente parte integrante della trama. Grazie a Rusty Cyberman che si abbona per il 38esimo mese, grazie a Nicola Cortopassi che si abbona per il 7esimo, grazie. Concludo dicendovi, grazie a Fahrenheit che si abbona per il 3° mese, non vedo l'ora di vedere questa nuova avventura da Yesido. Concludo dicendovi che adesso partiamo e che sarà una run fortemente speculativa, che i moderatori ci hanno già giocato e sono incredibilmente gasati, grazie a Uria che regala una sub, sono incredibilmente gasati da questa avventura, e anche su internet abbiamo uno dei pochissimi casi nei quali il voto del pubblico è ancora più alto di quello della stampa. La stampa gli ha appioppato un sonoro 8, siamo invece sul 9 per quanto riguarda lo user score, e addirittura oggi, leggendo appunto quel video sulla storia di One Shot, i commenti che ho trovato erano tutti del tipo: in realtà, e queste sono affermazioni forti da parte di chi segue il mondo dei giochi psicologici, in realtà, secondo molti dei commentatori, ma poi qui è da vedere ovviamente se incontrerà o meno la nostra opinione, è superiore a Undertale. Cioè, leggevo sotto tanti commenti che dicevano: per tutti coloro che pensano che le emozioni dentro un gioco in pixel art siano raggiunte in maniera iperelevata solamente in Undertale, ricredetevi e giocate One Shot. Sono affermazioni fortissime, perché Undertale per me non riesce a raggiungere, cioè non è stato raggiunto oggi. Non ho giocato mai per ora nessuna esperienza che mi ha ricordato Undertale. Però ci sono tante persone, ecco, vedi, in termini di feels, ovviamente si parla in termini di feels, ragazzi, lo specifico l'ho già fatto ma lo ridico, si parlava in termini di emozioni che il gioco è in grado di trasmettere, a livello anche di piacere nello scoprire i personaggi e nell'affezionarsi a loro. Grazie a Io Jinshi che si abbona per il 6° mese, sono 6 mesi, ti seguo da quando eri pacciocchino, grazie. A fine serie capirai cosa ne penso pure io, sto carico a pallettone. Ecco, bravi moderatori, voi non mi dite cosa ne pensate, ok? Cioè, se qualcuno lo vuole dire è liberissimo di dirlo, contro, diciamo, la superiorità Undertale. Mod, voi invece no, voglio saperlo alla fine, ok? Detto questo, io, ragazzi, se siete d'accordo, comincerei. Moderatori, posso giocare con il joystick? So che avete detto a Chiara di non farlo, però la tastiera fa veramente rumore. Ma quando ho capito, la tastiera era in caso di full screen. Ah, ok, la tastiera era solo in caso di full screen. Se non ho capito male il messaggio di Ferdi. Fantastico. Allora preferirei col joystick, perché fa veramente un casino disastroso la tastiera. Quindi ecco perché. Abbiamo sì una tastiera meccanica. Poi i comandi non sono esplicitati. Vabbè, al massimo ve li chiedo, ok? Tanto i comandi non sono spoiler. Ragazzi, il modo in cui speculi sulla lampadina mi ricorda l'inizio di Omori, è vero, è vero. Però qui la lampadina, secondo me, sarà più importante che con Omori. Ma
È dedicato a un gattino, per questo forse ha alle sembianze di un gatto, dedicato al nostro caro amico Felix, il giudice. Però c'è scritto anche Aaron Mullins, quindi forse no. No, forse è una persona. Ma forse il giudice Aaron Mullins è il proprietario? Ci manchi. Dedica o 7 per Aaron the Judge. Grazie Bamut, sesto mese, ciao Sede Chiara, buon game, siete fantastici. Voi siete fantastici, 422 sub, amici, si gode, si gode, si gode, si gode. Secondo me, visti i 100 regalati da Giocosti, a 500 è fattibile oggi, benché ovviamente non lo pensassi manco lontanamente. Bene. Ah, ok. Allora, in realtà sono esplicitati i controlli, ma A è giusto, torna, sì, B, RT, sì, corretto. Quindi RT, walk faster, walk con la sinistra, va bene, ok, con l'analog, quindi non ci si muove con i direzionali, strano, in questi giochi solitamente ci si muove con i direzionali. Ok, start così, inventario con Y, spero sia anche la Y di questo, ma credo di sì perché è la mappatura dei controlli Xbox, full screen F8, ma non lo faremo. In teoria, sì, ecco, screenali Marcolino, bravo, così nel caso, però insomma, credo che si possa in serenità ricordarseli. Inventario, X, cerchio, va bene, camminare, corsa, menu. Mi sembrano abbastanza semplici come comandi. Faccio una domanda ai moderatori. Se al momento, grazie Alex, se al momento metto il gioco non full screen, lo metto in modo tale che non vediamo il desktop per vederci di più e ci renderemo conto del momento in cui il gioco interagisce con lo schermo oppure no? Grazie Alex, che sia buona per il quarto mese. Le donazioni di Giocosti sono inaspettate come l'Onyx che usa Fossa. Grazie a Danny Stormborn, che sia buona per il quinto mese. Rispondano solo i moderatori, per favore. Grazie a Alien, che sia buona per l'undicesimo mese. Ti rendi conto? Ti rendi conto? Ok. No, sì, no. Sì, lo capisci. Vabbè. Va bene. Vi consiglio di lasciarlo sempre in finestra. Vabbè, dai, non mi fido di voi. Mi fido di voi. È che lo guarderò comunque da qui, principalmente, adesso. Ma io cioè, Ah, ecco, lo sto dicendo. Ho anticipato il gioco. Anche se full screen è un'opzione, il gioco. Vedete, quindi questo spoiler era un non spoiler, perché come vedete. Non. Cioè, lo dice anche il gioco nell'intro. Benché il full screen sia un'opzione, il gioco è maggiormente. Cioè, è vissuto meglio in modalità finestra. Chiudere il gioco salverà il tuo progresso, quindi non c'è altro modo forse per salvare. Il gioco. Ah no, ok, il gioco autosalva dopo alcuni key event. Ok. Questo è il nostro. Bellissimo. Cioè, l'inventario è il piano. Ci siamo appena svegliati. Si può correre. Si può usare anche direzionali in serenità. Ok, si può correre. C'è una lametta in terra. È una lametta o è una cassetta? Però brilla come una lametta. Cominciamo con ordine. Allora, il letto. Che cazzo è quella roba? Forse è un ricamo sulla coperta? Sembra qualcosa di luminoso. Vabbè. PC. Ah, però ho premuto il tasto sbagliato. Inserisci la password. Oddio, non credo di saperla. Ovviamente, accesso negato. Ah, ok. Nico è il nome del nostro protagonista. Grazie a Luca che si abbona per il 14° mese. Nico si è appena svegliato. Credo sia un lui, però non ne ho idea. Nico si è appena svegliato qui, ok, non c'è altro. La password non penso proprio di poterla conoscere. Se volete proviamo un banale 1234, ma. Però
penso che sia collegata la password a questi colori. Troveremo magari dei numeri con dei colori associati e quindi capiremo, magari nell'ordine diverso rispetto a quanto poi prospettato dalla password. Non è così. Smetterei perché non so se magari oltre un certo numero di try ti blocca il computer come succede nel mondo reale. Libri polverosi. È troppo buio per leggere qui. Vi direi che siamo in una normalissima casa, che però è bucata. Una luce flebile brilla dalla finestra. Quindi c'è luce, però soft. Forse il mondo sta diventando buio. I nostri occhi sono davvero luminosi. Però forse è una referenza al fatto che i gatti vedano al buio. Ma è un telecomando! Non l'avrei mai detto, ragazzi. C'è un telecomando qui. Nicolo raccoglie. In chat leggo, no, Saido, non è bucata, si chiama finestra. Grazie a Frino Walker che sia buona per il 26esimo mese. È un telecomando. È troppo difficile leggere al buio. È troppo difficile leggere il telecomando al buio. Figo! Quindi in questo gioco tu puoi agire utilizzando oggetti dell'inventario solo se ci vedi. Come in Silent Hill, per dire. Forse l'illuminazione sarà più importante di quel che sembra, al di là del significato metaforico della lampadina. Figo, ok, quindi non ci vediamo un cazzo in realtà. Credo siano due porte. Una a sinistra e una giù, perché guarda che il tile è diverso. Cosa facciamo? Sinistra, ti direi, perché mi sembra tipo il bagno, mentre di là si va avanti. Ok. Ragazzi, teoria confermata, è il bagno. Grazie a Amigdala che si abbona per la prima volta. Benvenuto o benvenuta. Ah, la vasca non si accende. Non c'è acqua nel bagno. Bene. Ray tracing. Un paio di luminosissimi occhi gialli guardano Nico. Beh, sono i nostri. Anche il gioco è effettivamente cosciente del fatto che siano particolarmente luminosi i nostri occhi. Grazie Sora che sia buona per il 22esimo mese. Non c'è acqua nel bagno, né nella vasca, né nella nel cesso, nel WC, quindi credo che il nostro PG non viva particolarmente una vita sana. Si è svegliato nel cuore della notte, non ha il water che funziona, non ha la vasca che funziona ed è l'unica cosa con la quale si può lavare perché non c'è una doccia, quindi credo che non se la stia passando bene. È una casa bucata, mi suggerisce incuria, mi suggerisce forte incuria per se stesso innanzitutto, prima ancora che per la sua casa. Ah, guarda, una pianta appassita è qui, insomma, giace qui, secca e stiff. Rigida. Oh, si è staccato un ramo. Un ramo secco dalla pianta che è piazzata in bagno. Io, ragazzi, ve lo dico, sto già volando. Cioè, sto già volando perché per me qui abbiamo un'ambientazione che tra musica e quel che vediamo è già in grado di comunicare tantissimo. Io sono già iper triste in questo momento e avverto qualunque tristezza stia devastando il corpo di Nico e la mente di Nico, perché cazzo, siamo in una catapecchia che sta cadendo insieme, credo, alla stabilità mentale di questo personaggio. Usciamo, se sei d'accordo. Ecco, sì, ci dice semplicemente non serve a niente, non si può fare più niente con questa pianta. Io non credo che con il
ramo si possa fare nulla. Il ramo comunque possiamo vederlo giustamente al buio, mentre il telecomando sì, lo vediamo al buio, non possiamo premere tasti perché non ci vediamo un cazzo. Tra l'altro, quindi ah, quindi di sotto, in basso a destra, ti vengono fuori gli oggetti e puoi combinarli. Resident Evil. Puoi combinare gli oggetti. Ok, ok. Nico si è appena svegliato qua. E niente. Vi direi che possiamo uscire in teoria. Spero di riuscire a tornare prima o poi qui dentro per mettere la password. Però se sei d'accordo, per me qui ci siamo. Forza. La porta è bloccata. Usiamo il ramo per magari fare lockpicking. No. La porta è bloccata. Non c'è un pulsante per usare gli oggetti. E credo che forse gli oggetti possano essere usati solo se combinati. Ramo comando. È touchscreen, si tocca col ramo. La porta è bloccata, quindi ci manca qualcosa. Ok, è troppo buio per leggere qua. C'è una piccola è una soffusa luce fuori. L'ho fatto per il meme. Nico, siamo già bloccati. Sul perché la porta sia chiusa, ne parliamo a breve. Non c'è acqua. Ah, forse però possiamo vedere dal il telecomando se ci mettiamo qua. No, it's too hard to read. E se ci mettiamo davanti allo specchio? I nostri occhi ci illuminano? No, it's too hard to read. Ragazzi, non è possibile, siamo chiusi dentro. Bad ending. La porta è bloccata. Dry branch. Non c'è modo di illuminare questa stanza. Allora, devo capire innanzitutto se sono equipati così gli oggetti. Ho provato a fare un po' di scovolino nel water, ma non si può fare. Non c'è nulla, ragazzi. Mi sento stupido. Mi sento davvero stupido. No, non si può cadere nei buchi, ragazzi. Pov, sei il brown mage, grazie sardina sott'olio. Mi sento giusto, avete ragione. Il desktop. Ho tante cose sul desktop, ma non credo sia apparso nulla. Ok. Ho provato ad alzare la luminosità, ragazzi. È esatto, volevo provare a aumentare la luminosità del gioco, ma non credo sia questo il punto. E sul desktop non è apparso nulla che io veda. Poi credo che appaia tutto nello schermo in cui stai giocando e non semplicemente sul desktop. Quindi non c'è niente qui. Non c'è assolutamente nulla. Grazie a Zero Twitch che si abbona per il terzo mese. Ragazzi, non è possibile, cioè siamo bloccati all'inizio del gioco. Però sì, non è possibile in alcun modo alzare la luminosità. Bello sto gioco, pensavo fosse più lungo. Non ci sono le impostazioni. Non credo proprio, perché F... No, scusatemi, ho messo full screen per sbaglio. Ok.
F1 fa solo cambiare i comandi. Quindi no, non c'è luminosità. Sì, tra l'altro, esatto, il gioco non mi ha ancora detto che devo... Sono d'accordo con Ferdi. Eppure mi torna l'idea che se io sono davanti allo specchio e mi sto illuminando con i miei occhi gialli, in teoria vedo che cosa c'è sul telecomando. Prova 0003 come password. Perché 003 come password? Perché sono le uniche tre cose che ci sono gialle. Tre cose gialle, il puntino giallo lì e i due occhi? Due come gli occhi. Ragazzi, mi sono sentito poche volte nella mia vita stupido così. Prova a metterti in mano gli oggetti e interagire con il resto. Qui niente. Scusate. Non c'è acqua, non funziona. Tutto rotto. Ah, ok. No, non con il telecomando in mano. Ok, quindi bastava avere... L'hai fatto dal menù. L'avevo fatto dal menù, ok. Quindi qui non avevo capito io come funzionava. Devi avere le cose in mano per poter vedere se anche l'interazione ambientale funziona, ok. Quindi in realtà avevo già capito cosa dovevo fare. Semplicemente non era il giusto procedimento. A posto. A posto, a posto, a posto. Quindi nella luce soffusa Nico riesce a vedere la superficie del telecomando. Tutti i numeri tranne 3, 1, 8 e 2 mancano. Quindi 3 rosso, 1 giallo, 8 blu, 2 verde. 3, 1, 8, 2... Ribg. Ribg 3182 Ribg 3182 Ribg 3182 Ribg 3182 aspetta 3182 Ribg 3182 così. Giusto? È giusto? Non mi dici niente? 3182 Ribg, sì, è giusto. No, 3182, sì, è giusto. Non sono stupido. Mi hai trovato? Perché? È già troppo tardi. Non rimane quasi nulla del mondo. Questo diventerà chiaro una volta che tu sarai uscito di qui. Questo posto non merita, non ha mai meritato di essere salvato, o meglio, non... Sì, non ha mai meritato di essere salvato. Vuoi comunque provarci? E allora ricorda. Rieccoci. No, no, Everwood, il figlio di Undertale e One Shot. No, no, ma possiamo passare in questi giochi 5 minuti prima che io mi debba chiedere se il mondo è finto o è vero? Le tue azioni qui influenzeranno Nico. Quindi esiste un noi che non è Nico. Dio Cristo. Ok? Di qualcuno che sa che c'è un'entità diversa dentro Nico, che comunque governa Nico, parla con noi. Le tue azioni qui avranno effetti su Nico. La tua missione, il tuo compito è di aiutare Nico ad andarsene. E ancora più importante... No, è apparso veramente. È
Ragazzi, voi non lo vedete. Minchia, che combo! No, perché ma non apparso c'entra anche, niente. È apparsa anche una mail. Però non si pensavo mi avesse mandato un'email il gioco. Non è così. Che poi era un avviso di Xbox. No, era Spotify. Ah, era Spotify, goditi la musica. Era goditi i tuoi brani con Spotify. Aspettate, aspettate un attimo che vi faccio vedere. Ve lo faccio comunque vedere, perché così avete la vostra visuale. Ecco. Aspettate un secondo. Quindi è nel nostro... No, ho sbagliato. Ma e Gesù Cristo che fa qui, eh? Il Pallemax? Ecco. Grazie. Io ho fatto una cartella apposta. Oddio. Ok. Adesso ve lo faccio vedere. Eccoci. Lo vedete? Spero sia abbastanza grande. C'è scritto "You have only one shot, Sidonia". Hai su Sidonia, tra. Da dove l'ha preso Sidonia? Steam. Dal computer, forse. Non sai Sidonia su Steam? No, sono Serion su Steam. Credo abbia preso il nome del computer. Ah, ci sta. Non avevo ragionato sul fatto che mi avesse chiamato Sidonia. Credo di sì. È Sidonia il nome del PC? Forse. Non mi ricordo più. Se non è quello il nome del PC, siamo nella merda, questo coso è vivo. Quindi ok, hai solo okay, un sì, computer. Ok, hai solo una possibilità, Sidonia. Quindi in realtà questo computer, ragionando in termini di lore, questo computer, torno alla schermata di là, questo computer ha collegato il suo PC, il PC di Nico, al nostro PC dal quale stiamo giocando. Quindi in realtà noi siamo forse informaticamente legati al mondo di Nico. Cioè noi stiamo accedendo via computer al mondo di Nico. Nico sente il suono di una porta che si apre. Quindi puoi interagire con PC? Era l'essere dentro il... Vediamo. Era l'essere dentro il computer che teneva bloccata la porta. Eh sì. La porta si è sbloccata adesso. Non si accende. Ok, Nico parla. Questo è ottimo. Beh, ha parlato anche prima. Ah, me l'ero perso io. Grazie, mi piace. Ciao. Ah, sì, giusto, è vero. Mi piace disegnare, sia buona per un anno insieme. Non mi viene in mente nessun insulto, sarà per il prossimo mese. Vi voglio bene, buon compleanno. Mua, ragazzi, mua. Ok. Direi che possiamo procedere oltre. Il ramo non penso di poterci fare un cazzo. Provo a interagire con tutto. Con il ramo, ma sinceramente credo l'un cazzo farò. Credo veramente che l'un cazzo farò. Cichibetoc con il ramo davanti allo specchio. Direi che possiamo andare. Hello? C'è qualcuno? Forse non siamo a casa di Nico, allora. Che cazzo di reazione è? Ciao, c'è qualcuno in casa tua? A meno che non abitasse con più persone. Però, non so, quasi mi dà l'idea di una persona che si è teletrasportata qui. Nico prende in mano il brunch. Non si accende. Ah, quindi dobbiamo dargli fuoco, forse. La legna nel camino sembra non essere mai stata utilizzata. Forse potrebbe essere accesa. Magari pensa che ci sia un ladro. È vero, potrebbe essere. Che cazzo è questo? Una serratura? Quindi abbiamo bisogno anche di una chiave, ma non c'è possibilità di fare lockpicking, credo. Apriamo il fridge, vi direi. Tra l'altro c'è un'altra stanza da visitare qui. Ma con ordine. Apriamo il frigo. Dentro il frigorifero c'è una bottiglia di alcol che potremo utilizzare per poi dare fuoco a Giangione. La usiamo come diavolina praticamente. Una bottiglia di alcol. Ok, niente di male in realtà. Il lavandino non funziona. Non funziona niente, questa casa è in rovina.
Non sappiamo però se ci siamo teletrasportati in una casa in rovina di qualcuno o è la casa in rovina di Nico. In ogni caso ti direi che praticamente il mondo sta finendo, perché questo ci ha detto il tipo al computer, e credo che Nico stesse aspettando la fine del mondo, no? È un po' quello che ci siamo sempre detti, no? Quando parliamo dell'apocalisse. Tiro fuori un discorso che secondo me è molto interessante e è inerente alla situazione che viviamo in questo momento e che ci viene comunicata attraverso One Shot. Ogni tanto a me e a Chiara, siccome c'è stato tutto il casino del Covid, ci capita di parlare di ma cosa succederebbe se arrivasse una pandemia talmente forte che, o comunque un cataclisma anche fuori dalla malattia, talmente forte da davvero ribaltare il mondo a tal punto da far cessare ogni governo, esistenza di regole, ordine. Praticamente diviene un caos alla The Last of Us, nella quale sopravviva il migliore, no? Tutto quanto è finito, la gente sta morendo, il mondo è destinato a perire di qui a mesi, e quindi tutti quanti si sgomitano tra di loro per cercare di sopravvivere. Voi cosa fareste? Chiara giustamente dice: io probabilmente non ci avrei voglia. Io sarei dove mi trovo, in quello che rimane di casa mia, a aspettare la fine senza muovere un dito. Ma sai che forse lo farei anch'io. Io non avrei voglia di fare niente. Forse lo farei anch'io, ragazzi. Cioè, nei film, nelle storie, è sempre bello vedere questa forza di volontà incredibile. Ma pensateci, il mondo sta finendo e l'unica cosa che potete fare è far decelerare la vostra di fine, oppure lasciare che questa avvenga a una velocità normale. Forse non mi sbatterei troppo per avere qualche mese più di gloria in un mondo di merda. Capito? Cioè... No, infatti, ma guarda che è un discorso serissimo e che si ricollega con quanto abbiamo visto. Il tizio al computer, cioè, ci dice tanto il mondo... Palle, il ma mondo... te immaginati la roba di Mad Max, no? Con la gente che... Se ne parlava anche con Mad Max, ti ricordi? Che palle, io no. Sondaggio. In una eventuale apocalisse, non necessariamente zombie, grazie a Midori che sia buona per l'ottavo mese, voi lottereste per la vostra salvezza o vi lascereste andare? E attenzione, non parliamo di ah no vabbè mi butto dal quinto piano, lasciamo perdere queste cose, cioè parlo di aspettereste la vostra ora in silenzio sapendo che se non fate nulla sicuramente al 100% morirete, oppure cerchereste comunque di sgomitare nella vana speranza di poter quantomeno decelerare questo processo o addirittura migliorarlo e salvare la situazione come viene richiesto a Nico. Nico, se questa è casa di Nico, Nico si era lasciato andare. Nico aveva detto sti cazzi. Però il fatto che dica non c'è nessuno mi... come dire, un po'... Ecco, io la penso come Corona, no? Che dice, non c'ho voglia di sbattermi neanche in questo mondo qui. Esatto, è proprio quel mood lì. Grazie a Oibug che si abbona per il quarto mese. Questo gioco è stupendo, similarità peculiari con un altro titolo indie stupendo e Madonna il cervello. E poi me lo dirai allora qual è questo titolo. C'è qualcosa di chiuso. Chiuso. Prova a mettere l'alcol dentro il camino. Anche se in teoria ci manca... O l'alcol nel TV, così prende... Ah no, ok. Ho allora fatto prova a sfregare adesso, il brancino, la TV fa la scossa e parte. Yes. Questo significa che grazie Games Addict che si abbona anche fino a maggio, credo dell'anno prossimo, quindi. Grande. Thank you. Grandissimi. Ragazzi, grazie mille di tutte le sub, 437 sub in questo momento, io ci credo nelle 500. Ah! Dicevo, c'è corrente. Quindi il mondo starà anche per finire, ma ancora i servizi, in teoria, minimi, funzionano. Comunque il 53% lotterebbe comunque per la salvezza. Ma il 47% no! Onore a posso chi lo farebbe. Vedere le opzioni, poi riclicco. Sì, vai. Ok, 38 aspetterei la mia ora, 8% velocizzerei la mia morte. No, io non velocizzerei. Ma anche velocizzare la propria morte, che palle! Anch'io non velocizzerei un cazzo. Chi ce l'ha la voglia? Aspetta però. Io no.
Possiamo tornare indietro? Cioè, se poi usiamo il branch sulla legna, sì. Però non voglio dare fuoco ai libri. Però che cosa posso dare fuoco, obiettivamente? Al letto, forse? No. Boh, magari così una Full Metal Alchemistata non prende fuoco. I libri no, perché se magari c'è scritto qualcosa di importante è finita. Non c'è nient'altro però a cui dare fuoco. Il divano non prende fuoco. Mi sa che serve solo nel camino. Le fiamme sono deboli ma confortevoli. Cosa c'è? Ha illuminato qualcosa che prima non si vedeva. Qualcosa brilla grazie alla luce del fuoco. È un piccolo oggetto metallico che è incastonato in un buco nel terreno. Nicolo scava via. Il fuoco è blu, ragazzi, ma questo potrebbe essere anche solo un effetto, diciamo, dato dall'estremo buio, dalla luce, dai colori strani che vediamo intorno. Non credo che la casa fosse tutta viola, quindi mi soffermerei poco. Il basamento, ragazzi, un gioco che parte dal basamento addirittura. C'è anche la bottiglia vuota, però non abbiamo acqua, quindi in teoria non ci facciamo nulla. Ti viene in mente di farci qualcosa, una Estus, volendo? No, non ci si può fare la Estus. Vabbè, vai nel basamento. Bottiglia, niente. Qui bottiglia, e l'acqua non c'è, ragazzi. Il frigo è vuoto, c'era solo una bottiglia d'acqua. Birra. Te lo volevo chiedere io, biretta. Vediamo quale vice ho preso. Sei. Vabbè. Ti aspetto? Per entrare nel basamento. Sì, sì, chiacchiera, tanto chiacchiera. Vabbè, allora tanto chiacchiero sempre. Ragazzi, per ora è devastante il feel di questa cosa. Io sono stracatturato per ora. Stracatturato non è successo un cazzo, ma ci sono dentro. In effetti il fuoco è debole, non arrivano i non morti. Credo che questo mondo abbia perso qualcosa di veramente importante. La lampadina mi fa venire in mente la luce, però non necessariamente la luce. Saido non hai ancora visto niente, me lo immagino, ragazzi. Me lo immagino. Chiave del basamento. C'è scritto qualcosa di importante. Questa chiave sembra molto vecchia. Quindi credo sia tanto tempo che il mondo è in rovina. Questa roba sembra vecchia. Significa quasi che Nico ha rinunciato da tempo a qualunque cosa si trovi nel basamento. E allora io vi sparo la teoria. C'è la lampadina dentro il basamento. Dentro il basamento c'è la lampadina perché è da tanto tempo che chiunque, come diceva il tizio al computer, ha smesso di voler salvare il mondo. Per me c'è la lampadina di sotto. Però ecco, qualunque cosa ci sia, è qualcosa che è da tanto tempo che è lì, perché questa chiave sembra vecchia. Games Addicted si abbona per il 25esimo mese, ma in realtà appunto è esteso fino a dopodomani. 2 anni sempre insieme tutte le sere, 2 anni interrotti qui su Twitch fino a maggio 2022. Ma che bello, ve lo meritate, ragazzi, vi meritate tutto, tutto il meglio da me e di questa nostra bellissima community. Vi si vuole bene, siete chiara. Dentro il basamento c'è Goober. Grazie a Peppe che si abbona per il 3° mese. Il basamento mi fa ricordare che... Il basamento mi fa ricordare che ho finito di leggere Out e sono triste. Niente, non dite nulla, che io sono pari solo con l'anime. Ragazzi, però io un po' di basamento lo vorrei fare. Pelino di baso lo faccio, ragazzi. Pelino di baso. È arrivata, Chiara, è arrivata. Diceva comunque... Dio delle porte. Il dio delle porte diceva che... mi senti? Vabbè, vabbè, stichi. Diceva l'inventario che la chiave è vecchia. Quindi io ho commentato qualunque... Ma è questo il basement? Dice questo? Secondo me è l'altro. Merda. Chiara ha sviluppato anche questo gioco. Multitasking. Merda, avevi ragione. Durante Resident Evil 1... Such presa male. Grazie a So Diego ti spiego che sei buona per il tempo.
Ragazzi, la musica di questo gioco è veramente figa per ora, eh. Sta diventando tutto sempre più distorto, ma anche sempre più luminoso fa me. Guarda. Fate. No, secondo me c'è qualcosa. Il è lampado. Spenta. Mi aspettavo di trovarci la lampadina, l'ho detto prima. Ma è spenta comunque. Il lampado, ragazzi. Io dopo prendo le screen, prendo... Seleziona colore e ti faccio vedere che era sempre tutto. Ma hai ragione, però mi aspettavo che fosse la lampadina perché, come ti dicevo, c'era scritto questa chiave è molto vecchia. E quindi ho pensato, questo mondo che si lascia andare ha rinunciato da molto tempo anche alla lampadina, o almeno Nicolo ha fatto. Certo che cazzo, per mettere questa lampadina in fondo a un basamento così lungo significa che aveva rinunciato veramente tanto a usarla. Senti che cambio. Un large, un grande ciao Fra, bacetti. Oh, quando vuoi Fra, ciao. Quando vuoi. Grazie a Tabrigos che si abbona per il quarto mese. Quando vuoi, dopo ci si scrive. Dicevo, è un grande, è una grande lampadina, è il sole. È il sole. Non è come il sole, è il sole. E non ci serve equiparla per averla in mano. Vedi? Me la equippo comunque ma visibile. Ma puoi equipare qualcos'altro? Vediamo. Sì, posso comunque equipare anche qualcos'altro. Con quale mano? Boh, con la bocca, credo. Grande Wolfer Cerbero. 12 mesi sempre più vicini. È il sole, ragazzi. Il sole. Praise the bulbo, esatto Fra. A voi. Quindi è davvero il nucleo del mondo, inteso come è la cosa più importante per questo mondo. Però minchia, se il sole... Vai, apri. Se il sole è stato gettato via in un... in uno scantinato, se esiste un'immagine... Matto. Cioè, è mukbang, come cazzo si chiama. Se il sole è stato gettato via in una stanza così profonda, forse non è solo Nico che ha perso speranza nel mondo, è un po' il mondo che ha perso speranza in se stesso. Ma io non so quanto Nico sia effettivamente collegato a questa casa. Infatti, probabilmente no. Cioè, mi sembra sempre più un estraneo. Però qualcuno quindi ha preso il sole e l'ha buttato nel cesso. Una forcina. Una forcina, guarda, ce n'è quanti te ne pare. Leggiamo subito i libri, perché ora ci abbiamo abbastanza luce, credo. Ad infinitum, per sempre. E basta. In realtà ora posso leggere. Ah, perché. Ah, il light bulb, quindi non serve chi parlo. Ho luce a prescindere adesso. E c'è solo questo libro che si può leggere? Sì. E non dice altre. Non posso girare le pagine, ragazzi. Guardate. Appena giro una pagina, cioè appena uso una qualsiasi direzione, va via. Ok. Anzi, appena premo qualsiasi tasto, anche il correre. Ok. Ad infinitum significa continuamente, per sempre. Si usa insieme ad nauseam per dire appunto fino alla nausea. Però sì, ad infinitum. Non so cosa voglia dire un libro con scritto ad infinitum. Adesso l'acqua funziona? No, ok. La pianta è sempre rotta. Ad infinitum. Per sempre. Il letto ci ho già provato, non succede un cas de nada. Fuori c'è una soffice, una soft light. Forse in realtà bisogna metterci il bulbo qui dentro. No. Equippalo. Ah giusto, se lo equippo. Sì. E quindi lo perdo ora? Non penso.
sono lavandini. No. Dove cazzo sono? Ciò che rimane di un Ah, un terminale del computer. computer. Sì, però aspetta, pepepepepepepe. Ma allora il posto dove eravamo era piuttosto onirico. Perché non possiamo tornare indietro e non ci troviamo fuori da una casa. Siamo in una sala server, vi direi. Quel che rimane di un terminale per il computer. I computer sembrano importanti, eh. Interagisce col nostro computer, c'è un computer nella sua stanza. Il bulbo. Non è che siamo dentro tipo una macchina morta? Ciò che rimane di un computer. Un terminale. Ancora bottiglia vuota. Esatto, non so se è onirico o digitale. Esatto, è quello che dicevo prima, no? Potrebbe essere anche dentro una macchina questa. La morte di una macchina, che ne so. Cazzo era quella roba? Ok. Grazie a Brennos che sei buono per la prima volta. Puoi velocemente viaggiare verso le location che hai già visitato selezionando il fast travel. Il default è A, ma non so ovviamente quale sia qui come tasto, vedremo. E non si può usare indoor. Ok. Grazie a Vandrianno che sei buona per la prima volta. Let's go, meno 6 alle 450 subs. Abbiamo anche le opzioni adesso. Le note. Ah, ok, sono i comandi. Fantastico gameplay. E basta. E il travel. The Barrens si chiama il luogo dove siamo. Volevo vedere proprio questo. Quindi le Barrens sono praticamente le lande desolate. Possiamo fare fast Tra travel l'altro, alle Barrens. nell'artwork che si è visto quando si è uscito la prima volta, si vedeva bene il suolo, sembrava la luna, Oddio, mamma mia. scusami, non stavo guardando mentre dippavo. Giusto. Sembrava la luna. È vero, hai ragione. Infatti, quello è un cratere. Ciò che rimane di un robot? Grazie a Not Logic Hall che si abbona per la prima volta. Ok. Che rimane di un robot. Non siamo sulla Terra. Crateri, robot, macchine. Non siamo sulla Terra. Rotaie spezzate. Ho fasato mappa. Non è il momento di farlo. Ci sono rotaie rotte. Binari. Quel che rimane di un robot. Quindi il mondo probabilmente è finito a causa di un'esplosione, una guerra, ma cioè ci sono macerie del mondo. Un robot non ha più energia. Ciò che rimane di un robot. Qui niente. Che feeling questo gioco, mamma mia. Possiamo continuare in varie direzioni e io francamente continuerei in questa se sei d'accordo. Io penso di aver esplorato tutto in questa prima porzione di mappa. Quindi se sei d'accordo andrei verso destra. Sì, ho fatto l'indietro giusto per sicurezza. Prova a usare la lampadina sui robot, ma ragazzi, prova a chi parla, ma credo che sia piuttosto ovvio quando vuole che io usi la lampadina. Comunque brillavano i crateri, alcuni. Quel che rimane di un robot. Quel robot è messo un po' meglio, eh. Non è una cosa tutta l'altra. Mi sembra un robot di spalle. Mi sembra una cosa tutta l'altra. Vedi, gli occhi sono quelli blu, secondo me. Ah no, ok, un occhio. Ah! Quel bulbo, sei qui! Segui la lampadina. Io? Sì! Benvenuto nel nostro mondo, amico. Our World, tra l'altro, era scritto con la O maiuscola. Ok.
Quindi come se il nostro mondo fosse il nome di questo mondo. Ah, è tutto maiuscolo, no, niente. Sono molto contento di averti qui. Grazie. Scusa, sono perso. Oh sì, certo, grazie a Matt, credo che sia buona per il 16° mese. Sì sì, adesso ti spiego un po' di cose. Posso chiederti come sei arrivato qua? Non lo so, mi sono... Ok, non è a casa sua. Mi sono svegliato in questa strana casa. Era veramente buio. Oh, quindi ti sei svegliato in un posto sconosciuto e buio? Mm-hmm. Proprio come la profezia aveva predetto, sì. Tu sei il salvatore che tutti quanti aspettavamo. Tu sarai colui che salverà il nostro mondo dalla oscurità eterna. Quindi si è perso la luce il mondo. Adesso ti darò informazioni vitali. Effettuerò del vitale informazione. Per favore, chiedimi tutto quello che vuoi. Puoi dirmi... Non so se potremo scegliere tutto, ragazzi. Quindi, con calma. Ok. Ok. Ma... Facciamo una scelta in base a una cosa. Se poi ce ne fa chiedere altre, meglio. La casa, quindi, è un luogo che nessun altro poteva raggiungere. Questo è molto importante. Il fatto che lui ci abbia detto, ah, come la profezia, ti sveglierai in una casa distrutta, in un luogo buio e prenderai il bulbo. Loro volevano un salvatore. Quindi in realtà non è vero quello che abbiamo detto prima. E soprattutto non è vera. Cioè, non è vero che l'opinione dell'interlocutore al computer è anche l'opinione di tutti gli abitanti di questo mondo, perché questo robot non vedeva l'ora che arrivasse il salvatore. Quindi possiamo dire questo: chiunque volesse il salvataggio di questo mondo non aveva accesso al bulbo, cioè al bulbo, alla lampadina. Noi sì, ma è un luogo magico questa casa, non raggiungibile diversamente. Grazie a Tax Mlemax, che siamo per il 6° mese. Di più sulla lampadina, sul mondo, sul computer o su... Allora, come tornare a casa non me ne frega un cazzo, perché voglio sapere di più su questo mondo. Light bulbo. Lo farei, ho lampadina o computer. Perché non mondo? Grazie Vega. Perché non mondo? Perché ho lampadina o computer e non mondo? Neanche tu sceglieresti. No, io going home ho detto no. Ah, avevo capito che avresti scelto lampadina. Boh, così è sentimento. Io chiederei lampadina. Perché è troppo importante. È il motivo per il quale ci siamo svegliati in quel luogo. Prendere sta cazzo e lampadina. Lampadina. Voglio una poll per curiosità. Noi abbiamo scelto lampadina, ma voglio una poll per curiosità. Fateci sapere. Io intanto seleziono. No, non è il mondo di Nico. Sicuro. Lui è perso. Non sa neanche dov'è. Chiede del mondo, quindi non è il mondo di Nico. Ho trovato questa lampadina nella casa in cui mi sono svegliato. Nelle tue mani c'è il nostro nuovo sole. Il vostro sole. Quindi il narratore è onnisciente, perché ce l'aveva già detto. Sì. Anni fa il nostro sole precedente... Cosa? Il nostro sole precedente si è seduto in cima alla torre e ha versato la vita. Sì, ha sparso la vita nella nostra terra. Ci si è fatto esplodere. È come se si fosse ucciso il sole. Sì. Ma un giorno la luce si è spenta. Ah no. Allora no. Intendeva un'altra cosa. Intendeva il sole stava in cima alla torre e brillava. Okay, okay. Tutto il nato. Ok. Però un giorno è andata via. No, non ha fatto seppuku in realtà. Ok, avrebbero scelto anche loro lampadina. Qual è la seconda opzione? Che per me è computer.
Computer, lampadina, computer, mondo. Allora, nel caso le facciamo in quest'ordine: lampadina, computer, mondo, tornare a casa. Che è come l'avrei fatto anch'io. Bravi, anch'io. Il mondo resiste, ma ha appeso un filo. La superficie di questo mondo abbonda. Sì, è ricoperta da un elemento chiamato fosforo. Credo sia la roba dentro le crateri. Fortunatamente per noi questo elemento accumula la luce e l'energia solare dal nostro precedente sole. Adesso è la nostra unica fonte di illuminazione, ma la sua energia non è infinita. Certo. Quando l'ultima delle luci morirà, il nostro mondo morirà con essa. Cioè loro vivono della luce rimasta intrappolata dentro questo fosforo. Ed è la debole luce che vedevamo forse dalla casa. Questo è. Ma adesso che tu sei qui con il nuovo sole, andrà tutto bene. Hai bisogno di riportarlo alla torre. La torre probabilmente è una enorme lampada. Lampadario. C'è un lampadario, sì, esatto. Però sembra abbastanza lontano. Credo che la torre sia quella roba enorme che abbiamo visto nella cutscene, ok? Penso proprio di sì. C'è cutscene, vabbè. Sì, e così comincia il tuo pellegrinaggio. Oltretutto, il sole è fragile e quindi fai attenzione. Ve l'avevo detto nella title screen. Se il sole si rompe, il mondo finirà in un istante. Oh, vuoi parlarmi? Computer. Vai. We're on a computer. Ah, ma computer. Nella casa ho trovato questo computer. Diceva cose come: le tue azioni avranno effetti su Nico. Ma io sono Nico. Sono dei messaggi per qua. Fighissimo. Figo. Perché il metagioco solitamente non ha il personaggio protagonista che parla a nostra insaputa, esatto. Cosciente di quello, cosciente delle... del nostro dialogo con il gioco. Brava, brava. Figo. Chiunque abbia scritto questo dialogo, bravo. Quindi quei messaggi sono per qualcun altro? Esatto. Che carini. I'm a computer guy. Everything's made up of buttons and wires. I like to show you. Nico Smart Boy mi sta già simpatico, sì, sono d'accordo. Se dovessi tirare a indovinare, quei messaggi sono indirizzati a Sidonia. Ok. Sidonia. Ok. Lui è il nostro dio. Se tu sei qui, significa che anche Sidonia è qui. Sidonia ti... Merda! Merda, vecchio! Merda! Merda! Merda, vecchio, ci sono dentro, amico. Sì. Volevi giusto che qualcuno chiamasse Dio? Sì, non è quello, è che è merda. Sì. That's the deal. Sì, bravi. Questo è come si fa il metagioco. Sidonia ti guide. L'hanno interpretata non come possessione, ma come noi siamo la divinità che guida i passi di Nico. Sidonia ti guiderà durante la tua avventura. In realtà lo ha già fatto. Davvero? Ma non vedo nessuno. Non hai ancora contattato Sidonia? Non credo. Essendo tu il portatore del nostro sole, hai l'abilità sacra di comunicare direttamente con Sidonia. Un'abilità che nessun altro di noi ha, almeno non io. Io lo adoro anche a lui. Per favore, chiudi gli occhi e concentrati. Ora mi fa pingare il computer di sicuro con una notifica, ci scommetto il cazzo. Ok? Mi è girato verso di noi! Ehi? Sidonia, sei qui? Ma giustamente ti fa cambiare nome.
Se dici hai combinato il computer cazzo, evita di chiamarti cazzo per tutta la partita. E se mi chiamassi cazzo? Rischio del quale, cioè, rischio che abbiamo corso abbastanza in realtà. Sono io. No, non ti permetterò di chiamarti cazzo. No. Ascolta. Non là. Secondo me è la prima nota di duet. Secondo me non là. Secondo me è la prima nota di duet. No. È la prima nota lunga. Proprio del passaggio iniziale di Ok. duet. Ragazzi, scusatemi, devo fare questa scommessa. Per me è la nota iniziale di duet. Vediamo. Del piano proprio. Ok, ce l'abbiamo. Mettiamo. La prima nota del piano, eh. Ma come no? È la stessa, oh. Ma No. come Non è la stessa no? Non è la nota. stessa? No. Non è la stessa un'ottava sopra, ragazzi? No, no. Stessa. Secondo No, no. me è la stessa, ma di un'ottava sopra. Ragazzi, guardate. Vabbè, ma ragazzi, ma un'ottava sopra è sempre la stessa nota. Stessa nota, ma un'ottava più sopra. Ma infatti, anche secondo me. No, Qualcuno invece dice una terzina, un'altra cosa. no. Secondo me è un'ottava. Secondo me è la stessa. Vabbè, comunque, vedremo. Forse di un semitono, no, semitono ci avrebbe dato fastidio alle No. orecchie. Cioè, comunque nella stessa tonalità. Bene. Oh. Piacere di conoscerti, Saidonia. Il mio nome è Nico. Non è la stessa nota? E allora niente, mi sbagliavo. Io mi chiamo Nico. Avevi una possibilità su 12 e hai toppato. Lo so, ragazzi. Maledetti. Io ho sentito qualcuno, sì, è vero. Ha detto che il suo nome è Saidonia. È incredibile. Non avere paura di chiedere assistenza a Saidonia. Tu sei il messia, dopo tutto. Quindi. Noi siamo il vero motivo per il quale questo mondo può salvarsi, perché il Messia parla con Dio, ma in teoria Nico si sveglia perché noi lo guidiamo dentro la casa. Ok. Comunque ragazzi, oh, manco a farla apposta. Qui Everwood ha preso un bel po', eh. Minchia. Ha preso un bel po' Everwood. Comunque, puoi dirmi di più di abbiamo detto questo mondo. Non so dove io sia. Non vedo mai molto lontano perché è tutto molto buio. Il nostro mondo non è sempre stato così scuro né rotto. Ma il tempo non ha pietà per nessuno, neanche per i salvatori. Il nostro mondo è diviso in tre regioni. Bella domanda, Camarino. Giustamente dice: se tu sei Dio, chi parlava davanti al PC? Boh, un altro Dio. Un'altra persona che si collega dall'esterno comunque. Però non sappiamo se questo esterno è il mondo reale, un mondo di divinità, non ne abbiamo idea. Tu sei nella fringe adesso. Non so. No, aspetta, no, fringe. Allora non è il posto in cui siamo. The Barrens è la regione in cui siamo. Fringe cosa significa? Penso che intende nel senso all'esterno. All'esterno, che è nella parte più esterna forse. Come sì. Quella torre invece, abbiamo detto. In lontananza è quella che prima aveva il nostro sole. Ah, quindi ecco che cos'era quella roba altissima. Più vai avanti nella regione centrale, cioè più vai verso la regione centrale, più troverai altre regioni, Quindi ovviamente. fringe figurativamente lo puoi utilizzare per bordo, margine, orlo. Ok.
perché è frangia, ovviamente, però. Infatti diceva, noi siamo in un'estremità, nella parte centrale c'era altra roba. Quindi. Comunque ci dovrebbe essere una mappa qui da qualche parte, in questo avamposto. Oh! Puoi dirmi di più di... rimane solo un'ultima cosa. Oh! Non vorrei essere rude, ma... non so. Non ho ben capito come sono arrivato qua. Ero con mamma qualche ora fa. No. Quindi l'abbiamo proprio evocato noi. O comunque qualcosa. Però comunque anche la persona nel computer sa che cosa è Nico. Perché ha parlato di Nico. Quindi forse cioè, noi e Nico siamo entrambi fondamentali. Nico non è stato preso a caso. Mm-hmm. Ero comunque con la mamma fino a qualche ora fa. E adesso sono in a bad dream. Voglio solo andare a casa. La tua missione è salvare il mondo. Proprio come il mio compito è di spiegarti il nostro mondo, raccontartelo. Non so aiutarti oltre quanto sono programmato, fighissimo, quindi i quattro prompt vengono contestualizzati come il robot non sa dire altro. Mi spiace. È tutto quello che ho da chiederti. Excelente. Ti auguro buona fortuna. Ciao ancora. Hai ancora altre domande? Sì. Vai, chiedimi un po'. Ok, no, non c'è nient'altro. Però non gli puoi più chiedere di Going Home. Erano tutte cose diverse. Erano Barrels, Tower e Prophecy. Ho misclicato, ragazzi. Pensavo di aver premuto B. Pensavo di aver premuto B. Ah, perché sono invertiti i tasti sul cazzo di controller. Ragazzi, vabbè, tanto penso di poterglielo richiedere in realtà, abbastanza serenamente. Se non posso richiederglielo, per favore clippate così lo leggiamo. Ok, ok, si può richiedere, a posto. Scusatemi, ho premuto questa pensando, cioè, pensavo che questa fosse là perché l'ha Nintendo Switch, ma non lo è qui. Quanto è alta la torre? Non riesco neanche a vederne la cima. Non posso risponderti. Eh beh, certo, perché queste sono giustamente domande che ha Nico, ma alle quali probabilmente il robot non risponderà perché ha detto che non è programmato per conoscere altro. Però come faccio ad arrivare lassù? Lo capirai con il tempo, va bene? No, non ha detto, te lo dice Saidone. Te lo dirà Saidone, ha detto? Mi pare. Sì, giusto. È perché ora ho pensato Saidone sono io, ma in realtà sì, sono io. Quindi sì, tra qualche quando tempo. Sarà il tempo. Quando sarà il tempo, Saidone ti dirà come fare. Chiediamo ancora. Le Barrens. È così tutto vuoto qui. È per questo che si chiamano le terre desolate. Ci sono persone che vivono qui? Oltre ai robot, intendo. Non lo so. Non sono stato costruito per girovagare. Non costruito per... Quindi stai semplicemente qui? Deve essere noioso. Almeno ce li hai gli amici? Amici robot, intendo. Non posso desiderare la compagnia. Non sono stato educato per farlo. In realtà è domesticato, ecco. Grazie a Taxlemask che regala 5 sub. Grazie mille. 453, quindi meno 47. È fattibile. Non ammaestrato. Cioè, non ha domesticato. Non c'era tempo. Ok, quindi i robot sono stati costruiti da qualcuno e possono essere educati a fare cose, ma per lui non c'era tempo. Doveva essere costruito forse in fretta e in furia per fare da tutorial, anche in senso pratico e lorico, a Nico, punto. Quindi bisognava farlo di fretta, questa in realtà è una informazione importante. Sì. Quindi, per esempio, la persona che si è messa in contatto con noi potrebbe essere colei che ha costruito questi robot, ma che poi nel tempo ha perso speranza nel recuperare qualunque cosa ci sia da recuperare in questo mondo. E ho misclicato di nuovo, scusatemi. Adesso vado a fare il misclicco. Sì, va bene, scusami. La profezia. Cos'è questa profezia? La profezia ha predetto che un salvatore arriverà da un'altra terra.
il salvatore si sveglierà. Quindi questo ci poteva rispondere a questa cosa. Si sveglierà in una strana casa, troverà il sole e illuminerà il nostro mondo. Quindi la profezia in realtà ha anche un finale, ovvero ci riusciremo. E che cos'altro hai visto? In che senso? Che cosa hai visto nella profezia? Tu sei il profeta, no? In realtà io non ho mai pensato questa cosa. Neanche io. Grazie a Wolfer Cerbero che regala 15 grazie. Sub. Ma, grazie mille ragazzi. Grazie davvero. Grazie, grazie, grazie. Oggi gran giornata di regali. Tu sei il profeta, no? Ma no! Per Dio. Buon Dio. Ma tu hai detto la mia profezia, ma intendeva del suo mondo. Questo significa semplicemente che è stata inserita nel mio codice. Nel tuo che? Il codice è ciò che mi guida. Io sono un robot. Ok, ve capisco. Io non ho mai pensato che lui fosse il profeta, sinceramente. Non si è mai comportato come tale. Ha già detto da subito: guarda, io so giusto quello che mi hanno programmato al mio interno e basta. Quindi non pensavo sinceramente che fosse profeta d'alcunché. Parliamo con robots. Un robot non può essere riparato. O comunque molto rotto. Un robot scassato. Entriamo nella casa. Vai. Dovrebbe esserci forse la un altro computer. Dovrebbe esserci la mappa. Non si accende. C'è una cosa da bulbare. Un robot. Questo qui è ok, ma non ha. Ah, vedi che forse in pancia hanno il segnale del bulbo. Quindi se io metto il bulbo lì dentro, forse lui si accende. Provo. Scaffali polverosi. C'è una memoria, ma vado con ordine. Eccola. Mappa del mondo, minchia, Attack on Titan. Ah, ecco perché ci diceva più andrai al centro e più incontrerai regioni. Perché noi siamo nella parte esterna di qualcosa che in realtà è rotondo. C'è il rifugio al centro, poi c'è Glen, e poi c'è il mare in mezzo. Quindi tra le Barren e Glen, c'è, non so se è Glen o Glen, comunque tra le Barren e la regione verde, che credo sia una foresta, c'è un mare, e poi in mezzo ci sono le mura e il rifugio. Dentro il rifugio, che sembra essere con dei palazzi, quindi credo sia la città che abbiamo visto nel trailer, che c'è anche nello sfondo delle live, c'è un muro esagonale, dentro il muro c'è il rifugio e la torre sta nel mezzo. Glen dovrebbe essere radura, ok, infatti sembra appunto una foresta. Sì, la torre è altissima, l'abbiamo già visto prima che era altissima e strettissima, proprio come è disegnata qui. Ok, decisamente non siamo sulla terra. Un robot non può mai colpire una persona o... In action che significa? La prima legge della robotica. La prima legge della robotica? Explain, please. È Asimov, il primo principio della robotica. Non sono ferrato. È una delle leggi di Asimov, ok. Un robot non può mai colpire una persona... Allora, le tre leggi della robotica sono: vai. Un robot non può recar danno a un essere umano, né può permettere che a causa del suo mancato intervento un essere umano riceva danno. Era in action che ti... Non ti tornava. Vai. La seconda è: un robot deve obbedire agli ordini impartiti. Sono proprio un coglione. No. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto alla prima legge. E la terza è: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti con la prima o la seconda legge. Sono le tre leggi della robotica di Asimov. Rileggimele. Un robot non può recar danno a un essere umano, né può permettere che a causa del suo mancato intervento un essere umano riceva danno. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto alla prima legge. Certo, che significa che non puoi ordinare a un robot di far male a un altro robot. Non puoi ordinare a un robot di far, cioè, di male un altro umano. Oppure di non assisterlo. Esatto. E un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti con la prima o con la seconda legge. Quindi un robot deve avere uno spirito di autoconservazione, ma deve comunque mettere l'umano al primo posto. Ok. Ok, quindi può proteggersi
deve proteggersi, anzi, ma non deve farlo se questo mette a rischio un essere umano. Visto che le leggi della robotica sono qui e fanno riferimento, a quanto apprendo ora, solamente agli esseri umani, questi robot sono stati costruiti da esseri umani. Sono stati costruiti da esseri umani e il mondo potrebbe essere finito perché magari queste leggi sono state violate e le macchine sono impazzite. Questo sembra un mondo di macchine, lo abbiamo detto fin dall'inizio, computer, server. Potrebbe essere un pianeta colonizzato dagli esseri umani nel quale è stata costruita una società di macchine che poi si è rivelata pericolosa e la si è spenta con tutto il sole che in realtà è un sole artificiale, una lampadina gigantesca dai poteri incredibili. Ma per qualche motivo noi possiamo evocare questo essere a forma di gatto che può risolvere il problema, che può ripristinare questo mondo di macchine. Dice persone su One Shot, se non erro. Che vuol dire, Gigi? Non ho capito. Che io ho letto la traduzione ufficiale delle leggi reali di Asimov, dove si parla di umani. Non ho neanche visto in gioco, ma magari in gioco, anziché parlare di umani, hanno parlato di persone. Vabbè, quindi? Lo chiameresti umano, Nico? Ho capito, però la chiameresti persona? Capito. Cioè, nell'originale di Asimov c'è human being. Ah, e qui non c'è scritto human being, c'è scritto living person. Capito. Ok, ci sono. Però non so, sì, forse semplicemente perché non sappiamo se sono effettivamente umani o meno, però da qui a dire che si sono costruiti da soli ce ne passano, quindi secondo me semplicemente sono degli esseri simili a umani o umani che li hanno costruiti. Ringrazio Angelo che si abbona per il settimo mese, arriva al momento giusto, ve lo consiglio calorosamente. I robot di Asimov non c'entrano nulla col film, che è solo liberamente ispirato. Il libro è un capolavoro di psicologia, lo leggerò prima o poi. Grazie a Zussman96 che si abbona per il settimo mese. Sì, ottimo catch, sono d'accordo. Comunque la differenza, la sfumatura tra living person e human c'è, quindi giusto sottolinearla. Prego. Ok, batteria solare che si ricarica da sola, modello numero 87, con tanto di garanzia di un anno. Metti all'interno, diciamo... No, piazza la tua batteria autoricaricante nel pieno della luce del giorno con la lente rivolta verso l'alto. Oh, scusate. Mamma mia. Ok, vai. Ok. Si ricarica nel giro di secondi e non c'è bisogno di fonti di energia esterne. Manuale di risoluzione dei problemi. Se la batteria non riesce a caricarsi, controlla per assicurarti che la lente sulla parte frontale non sia stata spostata durante il trasporto. Un ciclo di carica può durare fino a 10 giorni. Fino a 10 giorni circa. Controlla che la lente non è stata, quindi rotta, va bene, ok. Dobbiamo stare attenti che il davanti non sia rotto, che questa lente che immagazzina la luce non sia rotta. Ma dislodge non è tipo spostata. Ah sì, forse spostata, hai ragione, sì. Cioè tipo dislocata. Mm-hmm. E se ti rendi conto che il ciclo di carica dura meno di 10 giorni tendenzialmente e sei ancora all'interno del periodo di garanzia di un anno, per favore contatta il produttore. E quindi ti direi che questa società di robot aveva anche proprio delle strumentazioni create appositamente per loro. Era più... si sente Chiara bassa, ma è impossibile, ragazzi. Chiara stava parlando a voce alta, quindi boh. Va bene, proviamo a metterci il bulbo. Questa scatola sembra molto interessante. Chissà, vorrei davvero avere qualcosa per aprirla. Ok, quindi ci serve... però c'è piano. Allora non è il tuo bulbo, ma è quella batteria. E allora andiamo a cercarla. Non c'è altro. Veniamo da quest'altra parte. Anche questo robot è senza potere, ma non è rotto. Qui c'è un altro scritto.
L'utilizzo dei robot come nostro rimpiazzo. Come il rimpiazzo del nostro capo ingegnere sembra poco ortodosso, soprattutto è scritta in maniera strana questa frase, però ho capito cosa vuole dire. Anche io ho capito, va un po' rimaneggiata in italiano perché sennò è proprio brutta. Quindi utilizzare un robot come rimpiazzo per la posizione di capo ingegnere sembra poco ortodosso, soprattutto usarne uno, soprattutto usare quello responsabile per l'incidente dello scorso anno. Immagino che abbiano dovuto portarla via dalla città, ma questo non rende la faccenda più facile da digerire per quelli di noi che lavorano qui. Spero che quell'uomo sappia ciò che sta facendo. Non ho capito niente di chi parla. Allora, io credo che perché l'ingegnere allora sia lei. Io allora, credo. Vai, poi ti do la mia interpretazione. Firmato da il management. Io, qualcuno, credo che loro abbiano dovuto portare lei via dalla città. Credo sia la tipa che hanno sostituito. L'ingegnere, il capo ingegnere. Capito? L'uso del robot per rimpiazzare il nostro capo ingegnere è strano, soprattutto perché è quel robot responsabile dell'incidente dello scorso anno. Credo che abbiano dovuto portare lei, cioè la tipa, il capo ingegnere che è dovuta essere sostituita, fuori città. Ma questa cosa non ci rende più facile accettare che lei debba essere stata effettivamente sostituita, no? Quindi coloro che lavorano qui, che erano i suoi sottoposti, non sono comunque contenti, anche se doveva andare fuori città. Spero che quell'uomo... Non lo so, mi torna male. Non ho capito cosa non ti torna. A me torna tutto per ora. Ok. Dimmi cosa non ti torna. Qualcuno, that man, ovvero, spero che lui sappia cosa stava facendo. L'uomo che avrà deciso per la sostituzione della capo ingegnera, si spera che sappia cosa stia facendo. La capo ingegnera è stata... è stata sostituita. È bella. Io penso che abbiano portato la tipa qui dalla città. No. Ok, però allora vuol dire che anche voi siete confusi, perché io ho capito l'esatto contrario, ragazzi. L'uso di un robot come rimpiazzo per il nostro capo ingegnere è un metodo poco ortodosso, soprattutto perché sto cazzo di robot ha fatto qualcosa durante l'incidente. Credo il robot e donna, non penso, non stanno dando maschili e femminili ai robot. Credo che dovessero portare questa donna fuori dalla città. Io questa credo che fosse una città. E infatti ai robot ci si riferiscono in it, quindi penso proprio di sì. Dovevano portare questa capo ingegnera fuori dalla città, quindi dovevano, era un obbligo, per forza dovevano sostituirla, ma questo non ci rende la cosa più semplice da accettare. Spero che quell'uomo, quindi colui che ha deciso A per il trasferimento, B per la sostituzione o C per entrambe le cose, sappia quello che sta facendo. Esatto, è questo uomo che ha sostituito la capo ingegnera con un robot. La cosa che mi torna meno è che per tornare nel modo in cui tu dici, allora qui siamo nella città. Infatti anche secondo me questa era una città prima. Ora sono le Barrens, mica si saranno chiamate Barrens anche all'epoca. Cioè sì, hai ragione, certo, ma secondo me queste non erano le Barrens anche all'epoca. Ha più senso se si pensa che il robot sia donna, come se avesse combinato qualcosa in città ed è stata trasferita in fabbrica per sostituire il capo ingegnere. Ma così date per scontato che le Barrens fossero Barrens anche all'epoca? Non credo. A meno che non sia più in generale, tipo spero che l'uomo come essere umano... No, Deathman. No, quello è palesemente una persona. Quello è sicuro una persona. Se no Mankind sarebbe stato, quindi no, assolutamente no. Cioè, nessun inglese direbbe I hope that man knows, inteso come spero l'umanità. Che l'umanità sappia. Comunque non torna proprio come frase. Secondo me, tanto sui dettagli riguardo questo incidente magari sapremo qualcosa di più poi. Quello che è importante è che, come avevamo intuito, le macchine hanno fatto qualcosa. Sono state disattivate. Ok.
robe polverose. Grazie a Randall che ci fa una donazione, una piccola donazione per voi, vi si vuole bene. Grazie mille, ragazzi, meno 28 alle 500. Cazzo che devo dire, grazie. Grazie davvero. Paug. È un poster sbiadito. Reminder a tutti quanti i lavoratori. I lavoratori, la forma più rara di fosforo blu si trova durante il periodo di spawn, di comparsa dei gamberetti fosforo. Quindi potremmo dire che in realtà il fosforo è una materia presente anche in un momento in cui il mondo funzionava. E di conseguenza potrebbe essere il motivo per il quale questo pianeta è stato colonizzato, questo satellite è stato colonizzato. Può essere. Perché era in grado di trattenere talmente tanto la luce del sole da poter creare delle batterie che vanno a energia solare. E quindi, in altre parole, praticamente questo pianeta sarebbe un pianeta che risolve il problema della deperibilità delle energie. No, perché ti ha detto il robot che il fosforo non è infinito. Quindi non puoi parlare. Te lo dice ora, di non problema. Sai quanto tempo fa è passato. E poi aspetta, perché non c'è più la luce. Perché non c'è più la luce. Certo. Non c'è più la luce sulla torre. Sì. Quindi secondo me loro hanno pensato, facciamo questa roba, cioè ovviamente hai ragione. E la lampadina da dove cazzo la prende l'energia? Però la lampadina è accesa anche di normale. Cioè il punto è che penso proprio che te l'abbiano chiamata come è il sole. Grazie Cursed. E l'antidoti Cursed anche questo mese partecipa alla classifica. E dicevo, penso che te l'abbiano chiamata il sole proprio perché è in grado di avere luce propria. Cioè la caratteristica primaria del sole è brillare di luce propria e tutto il resto brilla di luce riflessa dal sole, quindi... Hai ragione. Quindi sì, il mondo, il pianeta si reggeva sull'avere comunque una lampadina che di base brilla per i cazzi suoi come fa il sole. Grazie a SkyC85 che si abbona per la prima volta. Ok, se osservate un una pozzanghera, brava, con una superficie bollosa. Sì, una superficie sulla quale fa le bolle. Sulla quale bolle. Arrivano delle bolle. Per favore contattate immediatamente il management e noi ci occuperemo di far partire un team di raccolta il prima possibile. Quindi le bolle sono i germogli di luce praticamente. Penso che le bolle siano semplicemente la presenza dei gamberi che si muovono. Ah, dei gamberi, giusto, hai ragione. È vero, ha senso. Bene. E a questo punto ti direi che possiamo cercare sta cazzo di qua. Hai visto tutto? No, forse quella manca non questa. C'è niente. Ok, un poster questa. Sbiadito. 5-9 posizioni sono aperte alle miniere e sono incluse insieme all'assunzione anche il vitto. No, l'alloggio, insomma, non il vitto, l'alloggio e altre perk, altre provvigioni e i primi che arrivano meglio alloggiano. Quindi c'erano anche delle miniere, ma ovviamente non sappiamo altro. Questa la libreria la vuoi leggere? Quella, no, quella. Questa? Sì. No. È girata al contrario, tipo. Sì, è strana. Posizionata stranissima. Ok, quell'altro poster l'hai visto? È quello del... Non so dove eri. Del reminder dell'harvest, i gamberetti. Ok. E qua non ci sono... Allora forse dobbiamo andare... Forse... Aspetta, qui possiamo entrarci però. Dimmi. Ah, qua dici. Tutte le librerie le hai viste, sì. Cioè, questo qui è la nota del... la famosa nota sulla quale ci siamo arrovellati. Quella è una bottiglia di gamberetti? Può essere, ma gira le librerie. Hai ragione. Niente, polverose. Uffa. Quella è una nota, quella si legge. Quella si legge. Una pagina con inchiostro sbiadito. Allora, è in grado di... Unable. Giusto. Fatta apposta. Ok. Vediamo, leggiamolo in tutti i modi. Parti ok, con... quindi in grado di... insomma... provide in italiano, non è procurare.
Comunque credo sia Enable. Apporto per quello che c'è scritto dopo. Di energia per tutti quanti i robot e i macchinari nell'area attraverso un largo campo elettromagnetico. Gli sforzi di mantenimento. Brutto sforzi. Costi di mantenimento sono abbastanza alti come da aspettative. Fornire, erogare, avete ragione. Bravi, comunque fornire, mi piace. Direi che Enable, perché la possiamo interpretare così: incapacità di distribuire energia a tutti quanti i robot e macchinari nell'area attraverso questo campo elettromagnetico molto largo, molto grande. E come vedete, come ci aspettavamo, gli sforzi per mantenere, insomma, tutta sta roba accesa sono molto molto alti. Per come me ci aspettavamo. Able. Perché? Per me è Able perché... Allora, perché è cancellato? Mi torna male perché manca il soggetto, quindi potrebbe essere semplicemente l'indicazione del fatto che la prima parte della frase è illeggibile e non necessariamente la prima Ho capito. Parte della parola. Quindi il pisello is able to provide. Esatto, quindi non è insensato. Hai ragione. E potrebbe anche essere capable, quindi non per forza able e basta. Hai ragione. E secondo me torna meglio con positivo, è in grado di, perché mi sembra strano formulare la frase dicendo non è in grado di fornire l'energia a tutti quanti i robot e i macchinari nell'aria attraverso un campo elettromagnetico. Potrebbe anche essere potente. We should be, è vero, potrebbe anche essere we should be able. E io punto su unable. Quindi mi torna strano costruire questa frase con quell'articolo indeterminativo. È vero, no, più che altro... perché nel momento in cui, perdonami, tu stai facendo un rapporto e stai dicendo questo soggetto che noi non conosciamo non è in grado di fornire l'energia attraverso un campo magnetico, allora mi aspetto che tu continui dicendo possiamo provare un altro modo, possiamo provarne un altro. No, invece dici i costi di mantenimento sono abbastanza alti, ma mi hai appena premesso che il mezzo, cioè il campo magnetico, è uno dei mezzi possibili perché usi un articolo indeterminativo e non è funzionante. Quindi per me stride un po' come composizione. Allora, diciamo questo, che ragionando sul as expected avrebbe senso la tua ricostruzione e quella di qualcuno. Sì, non chat. C'ero arrivata, ma sì, a quella è un'altra, cioè, cosa. Altrimenti supporto. Sei un coglione, no? Cioè vieni qui, ti aspetti che non funzioni un cazzo, ma allora che vieni qui a fare? Quindi sì. Però dall'altra parte potrebbe essere anche interpretata come non ce l'abbiamo fatta, quando siamo venuti qui ci siamo parlati del rischio di non farcela e come ci aspettavamo è un gran casino. Quindi continuo a pensare che anche Enable possa essere la risposta. Per me è Enable. Ma sono partito dicendoti è Enable al 100%, no, non sono più convinto di questo, potrebbe essere entrambe le cose. Oh, vediamo, c'è un'altra pagina. Abbiamo fornito delle cellule di backup customizzate per i pochi robot più importanti. I loro campi elettromagnetici sono molto più deboli e i segnali sono altamente specifici. Ok. Questo si sposa sia con entrambe le versioni, perché potrebbe essere... non è in grado di fornire energia a tutti i robot, di conseguenza abbiamo fatto in modo che solo alcuni ne avessero. Oppure è in grado di fornirla a tutti i robot, ma i costi di mantenimento sono troppi e quindi abbiamo deciso di tenere attivi solo alcuni. Certo. Merda. In altre parole, queste piccole cellule possono caricare... E questo niente. Una singola. E non sappiamo cosa. Forse è l'utilizzo che faremo della batteria, boh, o di quella roba che c'è. Sì, lì. cellule, insomma, in realtà sì, nella cellule, mia testa macchine. era abbastanza intercambiabile. Il resto della pagina non si riesce a leggere. Vediamo qui cosa c'è. Ci sono un sacco di piccoli gamberetti che nuotano nella giara, non mi viene. Giara. E non la possiamo raccogliere? Fiala. Aspetta, posso prendere la empty bottle, no? Ah no, aspetta. Aspetta, posso usare la empty bottle e fare un bagnetto alla empty bottle dentro la pozza che brillava e che avevamo visto prima. No?
Grazie Farayesa, che sia buona per il quarto mese. Bella salve Chiara, non c'entra niente col gioco, ma sono strafelice perché finalmente sono riuscita a convincere mia sorella a fare il cosplay di Buddy e Rando insieme. Good luck with the game. Che figo! Mandateci le foto poi. E niente, io invece ho fallito la mia teoria perché me la posso cacciare nel culo sta bottiglia, in quanto non si riesce. No, peccato. Peccato, peccato, peccato. Va bene. Andiamo a Nanzo. Una specie di piccola macchina. Ti chiedo cosa faccia. Sento i miei capelli che si intirizziscono. Credo sia abbia appunto il campo elettromagnetico di cui parlavano prima. È questa quindi la small machine. Okay. Cioè la backup cell. È questa. Quindi quella cell può dare energia a solamente un singolo, non sappiamo cosa. C'è una grande macchina. Non so però cosa possa fare. C'è un buco a forma di rettangolo al centro. Sembra che qualcosa dovesse essere infilato qui dentro. Dai, è il momento di staccare quei gamberetti. Il bello? I gamberetti. E come li stacco? È una bella domanda. Parla con i gamberetti. Non me li fa staccare. Forse mi serve. Praticamente noi abbiamo, a parte che dobbiamo esplorare un botto di punti di questo posto, quindi forse non abbiamo nessun oggetto che adesso interacta con questa roba, ma abbiamo A, qualcosa da usare sulla scatola per aprirla, ok? Per forzarne l'apertura. Qualcosa per manomettere la macchina e tirare fuori la giara di gamberetti capaci di dare energia, perché hanno assorbito la luce solare del tempo. C, qualcosa di rettangolare da mettere lì dentro. Ma non penso di poter mettere la bottiglia, ragazzi, ci provo, ma c'è una grande macchina. Vediamo se posso mettere la bottiglia qui, ma non penso che questa cosa eroghi i gamberetti. No. Io avrei provo a mettere i gamberetti nella bottiglia. Non si può, ci avevo già provato prima. La live dura ancora un po', ragazzi. Io vorrei andare avanti ancora un bel po', sinceramente. Io andrei avanti perché non penso che possiamo fare nient'altro. E secondo me questo è uno di quei giochi nei quali devi cominciare a catena, poi trovi il primo oggetto, sblocca il secondo. Un po' da Resident Evil 2, per capirci, no? Andiamo ancora verso destra, ti direi. Ok, in giù. Un gas. Il PC l'abbiamo guardato e non si accendeva. Probabilmente darà energia la stanza anche al PC e la batteria, e ci permetterà di accenderlo e holy smoly. Una grande macchina. Sembra una prezza utilizzata per piallare il metallo. Può essere usata per qualsiasi cosa, ragazzi, questa. Costruire forse, per fare delle lastre. Inventare. Ma trova un minuto per il robot te. Non è. Quindi i robot hanno perso energia perché praticamente questo erano tutti, esatto, energia solare, che in realtà appunto è energia lampadina, e sono lentamente crepati. Però attenzione, perché alcuni sono rotti. E non è che se perdi energia sei automaticamente rotto. Quindi credo che abbiano proprio staccato la spina a questo posto. Prima ammazzando i robot rivoltosi, perché sappiamo che hanno fatto del danno, l'abbiamo visto nella nota. Poi dopo staccando anche magari la lampadina, rompendo la lampadina sulla torre. Grazie a Calugorron, che sia buona per il secondo mese. E si gode. Quella funziona ancora però. Perché vorresti rompere una bottiglia qui, Saidonia? I detriti andrebbero dappertutto, sì. Oh, questa macchina va ancora. Forse non dovrei star vicino qui. Quindi però ci serve per rompere qualcosa. Mamma mia, il mistero si infittisce. E se la mia sciarpa venisse impigliata qui? E poi mi attirerebbe dentro la pressa e... No, non finirò questa frase. Non voglio neanche pensarci. Ecco, non voglio neanche pensarci. Quindi qui niente.
Nulla di nulla. Nada de nada. Dobbiamo... scusate. Dobbiamo far fuggio. Io ragazzi continuo ad andare in giro la bottiglia, perché magari prima o poi qualche pozzo sarà. Grazie Hope che regala 5 sub, grazie mille. Thank 500 you. Sub, ci siamo arrivati. Grazie ragazzi, gentilissimi. E siete ancora tanti a quest'ora, eh? Quella è una scatola. È una scatola, ma è vuota come le tante che abbiamo trovato, però worth interagire. Nada nada. No, no. Sopra quella stradina? Sopra? Volevo andare prima di qua. Ok. Non cazzo di niente. Una nota. Anche se il gas velenoso è presente nelle zone, principalmente nelle zone di ventilazione, i lavoratori delle Barrens, quindi no, ritiriamo quello che abbiamo detto, i lavoratori lavoravano nelle Barrens, si chiamavano Barrens anche prima. No, perché è al passato. I lavoratori nelle Barrens erano, gli veniva sempre raccomandato di indossare le maschere a gas, okay, cioè antigas. Queste maschere erano, ok, obbligatorie vicino ai siti di ventilazione, quindi esistono dei geyser, tipo comunque delle zone nelle quali c'è quest'aria velenosa. Lì le maschere antigas sono obbligatorie, qui no, ma gliele facevano mettere lo stesso. Giustamente. Forse è per questo che allora hanno sostituito con i robot in primo luogo. A mano che i robot andavano a sostituire la manovalanza umana, o comunque delle persone viventi, ok? Ci siamo trovati in un surplus di maschere antigas sempre più grande, perché ovviamente i robot non ne avvisognavano. Sembrava veramente un uno spreco. Sì, abbandonarle tutte. E quindi ne abbiamo mantenuta qualcuna, ne abbiamo conservata qualcuna per le emergenze. Quindi troveremo magari anche qualche maschera antigas in giro. Dunque, ricapitolando, vengono su questo mondo, un mondo che è capace di... Allora no, ritiro quello che ho detto. Vengono su questo pianeta perché esiste un'energia forse da portare sulla Terra, in realtà. Ma ci sono i gas velenosi, c'è troppa gente che può perdere la vita, sostituzione delle macchine, le macchine impazziscono, si ribellano, tagliano la testa al toro, abbandonano tutto e le macchine rotte rimangono qua. Per ora sono okay a questa ricostruzione. Grazie a Oni Grabber che si abbona per il quinto mese. Davvero non capisco tutte queste critiche che arrivano con le sub. Io apprezzo sempre il vostro lavoro, soprattutto nei giorni in cui non fate video e le live, tra l'altro di pessima qualità. Grazie a Soul Gem che si abbona per il quinto mese. Ma grazie a tutti e due. Queste con il twist sono sempre le migliori. Sì, molto originali. 502 sub. Sinistra? O su? Devi sempre puntare all'esterno, perché se ti ricordi la mappa è a cerchi concentrici, quindi se vuoi prima fare dell'esplorazione e poi avvicinarti ad andare avanti, no, l'esterno è sicuramente ok alla destra qui. Se dovessi, cioè secondo te il centro è alla nostra destra, perché secondo me è alla nostra sinistra. Può essere, hai ragione. Poi ci sta che magari sia più estesa di quanto mi sia sembrata questa mappa, ma XXXXXXX con le operazioni di scavo, che tra l'altro potrebbe essere nelle miniere, che c'è questa vent zone con gli spifferoni di veleno. Comunque con le operazioni di scavo che vanno a gonfie vele, i materiali non stanno più limitando, non sono più il fattore limitante. Ok. Saremo in grado di costruire dei robot più resistenti o resilienti, se vogliamo rimanere più letterali, sia nel corpo che nella mente. E questa cosa mi sembra abbastanza... E quindi no, dovevano costruire robot per venire incontro alla manovalanza delle maschere a gas, cioè del rischio della vita esposti al gas velenoso. Sono andati a minare per creare i robot, ma nel minare hanno trovato questa nuova lega che ha permesso
di creare robot più resilienti. Sì, strano che si parli anche della mente. Della mente. Della mente. Grazie a Nannine 90 che si abbona per il quarto mese. Bacetti a voi. Nello specifico, la scoperta del metallo. Ragazzi, Loi. Lega. Mi pare, però non vorrei dire una stronzata. Ragazzi, molto stratificata la lore di questo gioco, mi piace. Fantastico. Molto dettagliata. Della Lega 291 permetterà, probabilmente permetterà lo sviluppo di circuiti altamente efficienti. Ok. Quindi forse nella mente, perché gli impulsi elettrici. Non lo so. Sono trasferiti in maniera più efficiente. Questa nota non l'abbiamo letta, no. Mi sa. Il sole non tornerà e l'abisso chiamerà il mio nome. Sono di momenti sta molto chiamando. Sta chiamando il mio nome. Sono di momenti molto diversi nel tempo tutte queste, sì, note. Mi dispiace. Mi dispiace per mi sei buttato di sotto. Mi dispiace per abbandonarvi prima ancora che l'oscurità ci soffocherà tutti. Io sei buttato di sotto. Abisso mi sta chiamando, qui c'è una voragine enorme, si è buttato di sotto. Mi riesce a raggiungere il computer che c'è al centro. Il computer che c'è al centro? Ah, quello lì. Posso. Una cassaforte di metallo. Ha un codice a 6 cifre. Non abbiamo visto codici a 6 cifre. Vero, Faidonia? Sto pensando ai numeri, ma non credo proprio. Per ora non ne abbiamo visto. Chiara, quando arriva l'apocalisse. Credo di non averlo visto un codice. Intanto continuiamo a esplorare. Troveremo prima o poi qualcosa che sblocca il nostro esplorare. Aia, no, l'event zones sono più vicino di quanto pensassi. Non mi avvicinerei lì fino a nuovo ordine. Brava, perché sennò moriamo, mi sa. Aspetta, 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 che qui è partito il faserino ripperino. Nudissimo comunque. Credo di averla già letta questa nota, ma Ford Secrets. Sì. Quindi, per andare lì di sopra ci serve una maschera. Qui abbiamo esplorato tutto. Dobbiamo andare nella parte iniziale in alto. Ti ricordi? Non ci manca ancora l'angolo in basso a destra. L'angolo in basso a destra? Faccio del controllo. Ci sei arrivato. Anche a me piace un sacco il design di Nico, ragazzi. Per ora mi piace abbastanza tutto di questo gioco. Sono abbastanza stregato. E se avessi iniziato a mandare cose fuori dalla windowed mode? Per ora no. Per ora non ho mandato. Ma ragazzi, ancora ci manca da esplorare un botto di roba. L'angolo in basso a destra, cioè devo andare ancora più giù. Ok. Vedi che tendenzialmente questo è l'angolo più in basso a destra. Hai ragione, hai ragione. Cioè, se sei in una ciambella, siamo nell'estremità più in basso a destra, si sono d'accordo. E niente, qua sei alla pressa. Se avrei potuto fare fast travel, avete ragione. Perché? Dove? All'inizio. Perché? Perché qui ci siamo stati. Vabbè, comunque siamo tornati. Perché? Perché? Perché sei tornato indietro? Perché ci manca un pezzo sopra. Ma pure di lato? A destra? Mm. Ok, allora mi sono sbagliato. Aspetta che pensavo ci ritorno. Pensavo volessi finire la zona a destra. Io pensavo fosse finita. Cosa ci manca? Destra. Ok. Pensavo di averla finita, sinceramente. Comunque se faremo fast travel, assolutamente. Eccomi. Dimmi dove. Memoria non me lo ricordo, quindi probabilmente mi sbaglio. Prova a destra. Qui c'è una nota. Su. Ok, l'abbiamo vista. Questa l'abbiamo letta. Sì. Ok, allora su. Eccomi. A destra. Ora? Ancora destra, destra forse? Di però mi pare che anche questa sia stata letta. Ok. Sì, è quella del. E sopra perché non ci sei andato? Qui sopra?
Ci siamo andati, se non mi ricordo. No, sei tornato indietro subito. Ah no? Sì. E poi a destra? Sì. Ah no, non sono andato avanti. Perdonami. No, perché ho visto che fasava e ho detto vabbè. Però sì, è uguale, e uguale. Quindi cosa facciamo? Torniamo indietro e lasciamo andare. Hai ragione. Strane piante nere. Sembrano quadrifogli. O trifogli. Non mi ricordo se. No, dovrebbe essere. Provare quadrifogli, no? Sì. Un robot. Mi sembra che abbiano tre foglie basse. Non ha. Cioè, tra l'altro, un mega ruspone gigante sopra. Non ha energia, proprio come gli altri. Strano, quindi crescono piante nere sulla superficie di questo pianeta. C'è una gigantesca ruspa. Guarda, è una macchina. Ciao. Quella lampadina. Quindi sei il messia? Credo sia un robot lei, eh. Beh, questo mi hanno detto. Mi aspettavo qualcuno di più alto. O comunque qualcuno che non sembra un gatto. Vabbè, è quello che sei, no? Un gatto. No, sono una persona. Però hai gli occhi di un gatto. Ma i gatti camminano a quattro zampe. Vabbè, in ogni caso, un bambino come te che è il messia, qualcosa non torna. Ma il robot ha detto che non è possibile sbagliarsi. Cioè, il robot ha detto che non è possibile sbagliarsi. Lo so. Ti suonerà un po' sgarbato, ma penso che sia meglio per te che tu vada via e che tu lasci morire questo mondo come naturalmente dovrebbe avvenire. E il mondo sta andando in rovina da troppo tempo. Questa decadenza è improbabile che l'arrivo di un nuovo sole possa fermarla. Hai visto, no, quanto le cose possono andare male, no? In realtà ho visto poco e niente. E noi non possiamo mica semplicemente andarcene via così, eh. Ah, sei appena arrivato? Allora sarei diretto verso la torre. È lì che devo mettere la lampadina, cioè il sole, no? Sì, e in cima. Noi sappiamo che la torre contiene una forza che nessun altro può comprendere. E quel potere è molto più. Diciamo, la forza principale di questo potere si trova in cima alla torre. Forse ti farà tornare a casa dopo che avrai finito la tua missione. Oh! Non prendermi sulla parola, comunque. Io credo che sia una macchina. Parlaci in uno. E tra l'altro. Lui si definisce Nico una persona e non un gatto. Credo sia un po' alla Bojack, forse. Può essere. Cosa c'è dentro la torre? Non lo so, nessuno c'è mai entrato. O comunque nessuno di registrato dalla storia. E chi l'ha costruita? Perché chiunque ne abbia memoria è lì dall'inizio del tempo. Ma lei è una macchina. Lei è una macchina, quindi che cazzo ne sa? Certo. Cioè, secondo me almeno lei è una macchina. Anche perché con la Lega di Metallo 291 hanno fatto robe incredibili nella mente e nel corpo. Noi non sappiamo a che epoca di costruzione dei robot corrispondono quelli che abbiamo trovato, ma potrebbero essere i primi robot. Poi smembrati, smontati, hanno fatto questi un pochino più umani. Secondo me lei è un robot, c'ha quel cazzo di coso di energia in petto, a meno che non sia un'armatura che va energia, però boh, grazie a che sono che sia buona per il 16° mese. Conoscevo qualcuno che voleva studiarla, la torre, ma... Non mi ha mai detto se ha portato qualcosa a quella ricerca. Ti serve ancora una mano? No, sto a posto. Caro Argento, o Silver, che dir si voglia, ho sentito la notizia riguardo alle miniere. Mi dispiace,
non riesco a immaginare come ti senti. Sono passate 2 settimane. So che deve essere difficile, ma forse è meglio così che tu sia tornato indietro. Robots. È solo questione di tempo prima che i robots vengano richiamati indietro. Robots, non so che gioco di parole possa essere, però row vuol dire riga, quindi non so esattamente cosa possano essere questi robots, ma comunque sono un tipo di robot particolari ed è solo questione di tempo prima che li richiamino. Secondo me è un gioco di parole con robot. Cioè? Cos'è il robot? Barca a remi. Barca a remi, quindi forse... No, row è grezzo. No, è raff grezzo, ragazzi. Rogue. E la W non c'entra niente. Row invece con la A è crudo, ma non c'entra niente neanche quello. Row, scritto R-O-W, è filare, fila, fila, discussione, diverbio, remare, remare, bugare, strada, via, linea, riga, chiasso, fracasso, partecipare a una regata, litigare, trasportare qualcuno con la barca. Secondo me è un gioco di parole con robot, anche row, io. Sì, sì, quindi che remano? Mm. Lo scopriremo sicuramente. Almeno hai ricevuto il mio messaggio, no? Firmato. Cioè, sì. Ma non necessariamente che remano. Che lavorano. Potrebbe essere un indice del fatto che vanno in esplorazione. O che comunque lavorano tutti sincronizzati insieme, quindi potrebbero essere anche scavatori, secondo me. Capito. Voga, scava. Mi dice, ho sentito dell'incidente alle miniere è accaduto un incidente, non sappiamo legato a cosa, forse al gas, a una fuga di gas. Cioè, tanto non ti preoccupare, richiameranno presto anche i robot, quindi meglio così. Grazie a Toffanelli che si abbona per il 4° mese. Vi ho conosciuto con Dark Souls, ma poi seguendo anche altre serie senza Sabaku, vi ho apprezzato molto, complimenti. Ma grazie mille del Prime, grazie davvero. Per favore, non toccarlo. Oh, mi dispiace, scusami, sono curioso. Cos'è quella cosa? È un robot. Sono celle di backup. Mi mantengono in funzione. Credo sia singolare. È una cella di backup, mi mantiene in funzione. Il generatore principale delle Barrens ha finito la sua energia un po' di tempo fa. Non è riuscito neanche a durare qualche settimana senza il sole. Mi dispiace. Tutto ciò che abbiamo fatto, tutto ciò che possiamo fare è usare la luce che rimane qui. Questa è una sorta di cella di backup. Il nome Silver è scritto al lato. Perché dice questo? Non importa. Ok. Penso dica la stessa cosa se prova. Oh, mi sono preso la scossa. Te l'ho detto di non toccarlo. Sei donna, me l'ha fatto fare. Bravo! No, non lo rifarò, Saidonia. No. Non lo rifarò, Saidonia. Che ridere. Dicevo, quindi Silver è colui che praticamente gestiva questa casa, questa struttura con le backup cells. Perché Dear Silver, stanno scrivendo a Silver. Silver riceve questa lettera qui. È meglio che tu sia tornato indietro. Potrebbe essere un operaio qui, responsabile delle macchine. Qualcosa sta facendo capolino dallo scaffale. Ah, è un cacciavite. Yeah. Ci possiamo aprire quella metal safe forse? Possiamo forzare la scatola col cacciavite. No, la metal safe ha un codice di 6 cifre. Hai ragione. Sicuramente allora non apre con quella. Possiamo sforzarci. È la scatola del primo posto dove siamo entrati. Hai ragione. Puoi prenderlo, potrebbe aiutarti. Oh, sei sicuro? Sì, ne ho tanti. A meno che ovviamente Silver non è lei lui. È un'opzione secondo me. Allora sarebbe ispirata a Pokémon, cazzo. Si chiama Silver, c'ha capelli lunghi e rossi. Quindi Silver sarebbe un robot che riceve lettere. È particolare. Però ci sta, c'è scritto Silver.
potrebbe essere anche il robot. E quindi i robot in realtà erano trattati come delle persone, almeno all'epoca. Ci sta, Se no, fate. Ok, piccoli tiny shrimp. Qui è una foto di due persone. Purtroppo però il vetro è tutto appannato e non si vedono bene i dettagli. Due persone, ok. Uno scaffale con un botto di roba in metallo. Una scacchiera di metallo coperta di polvere. Non ho giocato a scacchi con qualcun altro da davvero tanto tempo. Neanche con altri robot? No. Nessuno aveva quella capacità nel suo codice. Nessuno qui è ammaestrato, sì, bravo, addomesticato. Sì. È una scatola. Un letto fatto di metallo. Che figata, giusto? Dormono letti di metallo il robot. Non sembra molto comodo. Non puoi giocare a scacchi. Anch'io pensavo che sarebbe partita la partitona a scacchi. Ma forse magari lo dovremmo fare tipo Shogi. Cioè Shogi con Meruem. Ma riesci a prendere uno di sti altri shrimp? Neanche uno. Neanche uno per ora. Quello non sai, non l'hai toccato. Quale? Quello lì? Quello sì. Allora, c'è un piano di sopra o no? No. Quindi direi di parlare l'ultima volta con Silver. Ok, bella Pog. Direi di provare lo screwdriver sulla scatoletta. Però aspetta, c'è da finire di esplorare qui, che facciamo? Ci starebbe. Cosa vuoi fare? No, voglio provare prima il cacciavite. Sono troppo curioso. Voglio provare il cacciavite, perché magari il cacciavite ci apre delle possibilità. Aspetta, fast travel, fatto apposta però. Philip's Head. Travel docks, credo. Ah, ok, no, era più avanti. Ma dove cazzo siamo? Ma non abbiamo mai visto questo posto. O meglio, sì, è da dove siamo usciti, non abbiamo mai visto qua, di lato. Noi siamo usciti da lì. Ah, sì. No. Sì. C'è un letto. Ma c'è adesso. È una spranga di metallo. Si deve essere rotta da uno di questi terminali. Secondo me questo è esattamente il posto da cui siamo usciti. O sono. Solo che adesso ti ha messo il letto. Secondo me è un posto nuovo. Ho sonno, posso riposarmi? No, ma io non mi riposerei, ho paura che succeda qualcosa se mi riposo. No. C'è più lavoro da fare. C'è ancora lavoro da fare. Aspettate. Allora, cliffs. No, facciamo così, ancora meglio. Entrance. Ok? Ok. No, questa era l'entrata dove siamo usciti. È un altro posto, non so quando allora cazzo. È uguale. Sì, è uguale, però non so quando l'abbiamo visitato. È la parte più in alto rispetto allo spawn che si chiama entrance. Ok. Con ordine ragazzi. Vediamo se lo screwdriver aiuta a aprire quel cazzo di coso che era qua dentro. Era qua dentro, no? Sì. Guardate che lo kippo. No, non è grande abbastanza. Non penso di aver trovato qualcosa allora da screwdrivare. A meno che non ci aiuti a svitare sti cosi, no? Qui, vabbè, manco sto a guardarci. E allora andiamo avanti. Andrei avanti dove stavamo esplorando prima. Cazzo ci facciamo con la... Aspetta, abbiamo la spranga. È vero. Giusto. Abbiamo la spranga. Mo non stavo pensando alla spranga perché l'abbiamo trovata a caso. La spranga è troppo grossa. Quando troppo. E quando troppo poco. Dobbiamo... Sì, ci sono. Dobbiamo renderla più sottile. Certo, quindi nelle macchine pressatrici. Andiamo più avanti. Quindi macchina pressatrice, spranga, la assottigliamo e andiamo finalmente a fare il cazzetto petto. Era qui? No, è sopra. Ah. Sopra e a destra. Ah, vuoi che io metta la spranga qui dentro, Saidonia? Ma io non voglio avvicinarmi. Oi oi. Oh, dai. È stato spaventoso. Che bullo. Adesso sei. È una crowbar. Cioè una... Come si chiama la crowbar in italiano? Boh, però dall'immagine sembra un piede di porco. No, è più grosso il piede di porco. C'ha un altro nome, secondo me. Vabbè, me lo diranno in chat. Bullonia. Scusate. Ho sbagliato. Guarda come si traduce crowbar. Piede di porco. Allora niente, sto zitto. E me ne vaffanculo. Grimald. Ok, questa barra dovrebbe aprirlo.
c'è un piccolo cubo di metallo e un po' di vetri rotti qui dentro. Penso fossero parti di una macchina, forse quella al centro. C'è scritto Solar Battery al lato. Apparentemente sembrerebbe proprio una batteria. Ha alcuni vetri rotti al suo interno. E posso fare il combino? No, no, no. Ho sbagliato. Stavo combinando la lampada con la crowbar. Sidonia, no, non romperò il sole. Volevo fare questo. No, non possiamo farci niente qui. Siamo sulla giusta strada, ma no, non dobbiamo farci questo. Così? No, non posso combinarli. Con la bottiglia hai provato già. Con la bottiglia? A fare cosa? La bottiglia? Con la broken battery. No. Sai, vetro con vetro. Ah beh sì, certo, però. Vediamo se si inserisce comunque qua dentro. Ok. Però non è successo niente perché va caricata. Va caricata, ma serve la luce. Ma allora ci metto le scelte. O se no possiamo direttamente immergerla dentro. Però aspetta, fatemi rileggere la nota. E metti la tua batteria. E la lente rotta. Alla luce, è giusto, la lente rotta. Quindi dobbiamo metterci là il bulbo. Ma dopo che abbiamo aggiustato la lente. Se la batteria non riesce a caricarsi, controlla se la lente non è stata posizionata male o dislocata. È rotta direttamente, hai ragione. Ok, quindi dobbiamo trovare un vetro. Però di vetri non ne abbiamo trovati punti, vero? Per ora no. Quindi per ora culo di sacco e dobbiamo andare avanti. Sì, effettivamente è vero, Polaz ha ragione. Ho il sole in mano, che cazzo me ne faccio? Fast travel. O che me ne faccio dei gamberetti? Eccoci qua, siamo entrati qui dentro prima. Non so se facendo vedere la batteria a lei si gasa. No, a quanto pare no. Mi frega un cazzo. Mi frega proprio un cazzo di niente. Esci, esci. E allora uscirei. È una roccia sacra? Sembrerebbe, c'è la Shimenawa. La Shimenawa intorno. Aspetta! Quindi avevano una religione questi robot? O gli uomini che li avevano costruiti? Ti ho visto venire da questa parte. Ah, sono le miniere in realtà. Quindi non è una Shimenawa, è un buco. È un buco. Anche a me sembrava una roccia nera attorno alla quale c'era una corda, ma non è così. Queste miniere sono state abbandonate per tanto tempo. Non posso garantire che siano sicure. Grazie a Rosy Clamen che sia buona per il 17° mese. Buonasera, come questo nuovo gioco? Vi ispira hype? Comunque sono passato solo per un saluto, buon continuo. Ma grazie. Io sono bello gasato, cioè 2 ore e 36 sono volate per me. E ancora I'm counting. Queste miniere sono state abbandonate da tanto tempo. Non posso garantire che siano sicure. Se vuoi entrare, Se devi entrare è mio dover accompagnarti almeno una volta. Oh, grazie. Un piccolo oggetto per terra. Sembra una videocamera. Beh, ciò che è rimasto di una videocamera. O forse una parte di un robot una volta. O boh, non lo so. Ok, possiamo combinare la camera. Ma come no? E se faccio delle strago così? No. E se faccio delle strago? Sì. Dai. Fatto, perfetto. E adesso il caso. Adesso sì. Ha detto vabbè, usiamo direttamente la batteria lente. Cioè la lampadina come sole. Non ci avrei mai pensato, Sidonia. Bravo. Un po' scemo, eh. Perfetto. Oh, adesso è carichissima. È stato veloce, l'aveva detto, 10 secondi. Grazie Anna che sia buona per il 7° mese. Thank you. Benissimo, andiamo a mettere il batter, ma non prima di aver parlato. Gamberetti. Si può, ma giustamente aveva ragione Polaz, che ce ne facciamo dei gamberetti? Abbiamo il sole. Cioè i gamberetti non si prenderanno mai. Perché il punto è che noi abbiamo il sole, i gamberetti sono rimasti qui. No, però seguimi. Ok, però sì. Li puoi attaccare alle celle. Alle celle, è vero, però i gamberetti nascono come esigenza per riuscire a utilizzare il barlume di energia che rimane. Noi siamo l'energia. Comunque, stai attento. Ah, quindi ci accompagna nel senso che ci accompagna a entrare.
Comunque, ragazzi, avevano fatto grandi progressi con questi robot. Sono passati da Emilio a robot perfettamente antropomorfi e che sembrano delle persone. Se non avessi avuto la batteria, ti avrei detto che era una persona in armatura. Vediamo se riusciamo a scoprire qual è stato l'incidente. Andiamo. Vedo un piccolo luccicare giallo in fondo alla stanza. Non avvicinarti ai bordi. Ok, scusa. Sembra che anche l'entrata del tunnel è collassata. È caduta, insomma, è franata. Senza un veicolo non possiamo procedere. Non possiamo camminare? Io sì. Ma per te è una violazione di sicurezza. La legge di Asimov. E io non posso permetterlo. Cosa c'è lì davanti? C'è una grande rete di miniere sottoterra. Un reticolo. Un reticolo, ecco, brava. Pensa un po', ok. La sorgente, sì, brava. Del metallo di questo mondo e della benzina. Del carburante non fosforo. Che serviva? Non lo sappiamo. Perché non tutto mi pare ciò che vediamo. Lo abbia nominato finora. Ma anche tutto ciò che abbiamo visto era. Carburante non fosforo. E anche tutto ciò che abbiamo visto aveva le batterie attaccate sopra con i gamberetti. Quindi secondo Nico è un fratello, assolutamente un padre. Però dicevo, cioè non c'è niente che va a benzina. Scopriremo presto, probabilmente. Ah no, ok, perfetto. Questo è ciò che mandava avanti il mondo, cioè che ha permesso al mondo di arrivare all'età industriale. Certo. E adesso è perso per sempre? Ormai è già passato un po'. Quando il sole si è spento, le miniere sono state le prime a essere abbandonate durante il panico iniziale. Anche i robot sono stati ritirati e riprogrammati. Ha senso. Eppure ce n'era uno che continuava a insistere a tornare indietro. Hold up però, quindi no, mi sbagliavo. Sembra da questo racconto, e ovviamente dobbiamo per ora credere a questa persona, a questo robot, che in realtà la fine del sole sia stata un incidente per tutti. No? Quando ci hanno detto che non era per tutti? Anche per gli uomini. I robot sono stati sfollati e riprogrammati. Ah, io non avevo dato per scontato che fosse solo per i robot. Cioè, perché non ho avuto nessun. Non neanch'io, però indice, così a sentimento non avevo pensato. Bene, i robot si sono ribellati, abbiamo visto che c'è stato un incidente e hanno smontato il sole e se ne sono andati. No, perché all'inizio sembra solo un incidente. Forse i robot sono impazziti proprio perché stavano morendo, stavano perdendo energia. Però no, l'incidente qui sembra aver afflitto tutti, anche gli uomini. Quindi comunque ce n'era uno, dicevi, che insisteva a tornare indietro. Minchia, questo è veramente Nier Automata, vai. Spero che stia bene. E forse lo troveremo lì. Tanto non ci possiamo andare. Per ora. Adesso la luce gialla non c'è più. Deve essermela immaginata. Violazione della sicurezza. Volevo provarci. Stai attento. Vabbè, qui c'è poco da fare, ragazzi. Lei ci segue con lo sguardo, guarda. O lui. Che non si capisce bene cosa sia in realtà. Cioè, per me è una lei, però non so. Io me la sto immaginando come una lei. Per me è genderless. Per te è genderless, perché sei un robot. Torniamo a empowerare la macchina. Pronto ad andare via? Ci accompagna anche fuori. Allora, fast travello. Andiamo alla entrance. Leggimi un po' la sua bella. X-Kane si abbona per il secondo mese. Bella, chiara e Saido. Il primo mese regalato dalla chat e il secondo faccio da me. Non ho parole ora come ora per scrivere come mi avete cambiato in tutti questi anni. Mi ricordo ancora quando feci di sfuggita una foto con Saido a pescare. Ero molto timido.
grazie mille. E guardate che bello quando regalate sub e la gente si resubba. Che bella soddisfazione per noi, per l'utente e per chi gliel'ha regalata. Qua dentro devo andare. Ma quindi ora accendiamo il robot? In teoria. Ah, oh. Aspetta, devo. Oh. Vediamo. Speriamo che la batteria carica faccia qualcosa. Oh. We're in a computer. I'm a computer. Ok, non è. No, è interattabile. Oh, mi sono preso la scossa. Non voglio prendermi la scossa di nuovo, sei idonea. Ok. Sei proprio un infame. Ma poi sembra un bimbo. Appunto. Sembra un bambino. Reagisce come sei un bambino. Sei proprio un infame. Grazie, August del Ride. Grazie, grazie mille. Grazie, benvenuti. Benvenuti a tutti. E si fa tarda notte a giocare a giochi. È carinissimo Nico, must protect. È troppo carino. Guarda il robot. Ciao robot. I am computer. I'm a computer guy. È proprio lì che ti fa. I'm a computer. Io sono funzionante. Hai acceso il generatore? And then I tell you the time. Sì, sì, ho acceso il generatore, l'abbiamo fatto. Inside. Vero, sei donia? Ma lui poi è troppo contento di collaborare con noi. Dice a sempre very we smart boy like me. If you could do it all digitally. Clever. E io sono funzionale. Posso camminare. Ah, ma io c'ho anche la voce robot. Però no, non in questo microfono, niente. Se no avrei fatto proprio i doppiaggi robot incredibili. Comunque il setting è bello misterioso in culo. Mi piace. Aiutami a dire, mi piace. Ama computer. Ama computer. C'erano anche alcuni robot funzionanti all'entrata. Se non faccio del errabondo. Se non effettuo dell'errabondo, dovremmo avere del computer acceso. Ce n'era uno che diceva per strada. Ecco, infatti, eccolo qua. Sono funzionante. Mm-hmm. No, funzionante. Mm-hmm. Qui non abbiamo dato energia a un cazzo perché sono rotte. Però vedi, qualcuno ha rotto anche cose. Non si tratta solo di si è scaricata roba. Ehi, ehi. Aspetta. Gianni. Che bello avere i mod che eliminano messaggi e noi non li vediamo. Mi sento protetto. Quel PC era acceso? No. Non me ne ero accorto. Hai fatto progressi in questo mondo, Saidonia. Ma quel progresso si ferma qui. Ah, mi sa proprio che ti serve un codice per sbloccare una certa scatola. Magari sei cifre. Beh. È il tempo? Il codice non esiste in questo mondo. C'è una data? Metti la data di oggi. Aspetta. Metti la data di oggi, metti la data di oggi. Ci ha scritto? Capisci cosa significa Saidonia? Metti la data no, di metto, oggi. Metto no però. Vabbè, no, però in realtà l'ho capito, quindi metto sì. Bene, comincio a cercare. Metti la data di oggi! Ma magari qui da qualche parte nel computer, nella cartella di install del gioco. Qui c'è un readme. No, questo non so neanche cosa sia. Allora. Andiamo, la prossima volta pulisco il desktop. Allora. Io punto i miei due nichelini sulla data di oggi. Aspetta, devo andare. Vado prima nella cartella di installazione del gioco. Vabbè. Allora. Clever. Steam. Steam apps. Common. No, ho sbagliato. Dove sono le app? Dove sono le app di Steam? Steam Works Shared. No.
Dove cazzo le salvo? A Steam Library, ok, ecco qua. Common, com'è che si chiama questo gioco? One Shot. MNO, One Shot, eccolo qua. Credits. No, questi sono solo i credits. C'è un'applicazione, ragazzi, diversa. Che non so francamente cosa sia. Ma è... Ragazzi, c'è un'applicazione dentro la cartella, ve la sto facendo vedere. Ma non fa niente, è una... Secondo me la sblocchiamo più avanti. È un clover, credo, bianco, mentre noi abbiamo trovato quelli neri e basta. Secondo me la sblocchiamo più avanti. Però le ho detto start looking. Data. No, data qui non c'è niente. One shot, graphics, languages. Qui non c'è, c'è un'altra applicazione, ma non credo. Ok, no, non so cosa sia. Ok, sì, sì, va bene. Ho aperto, credo, due applicazioni insieme. Ehi, ehi, fermo, 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 fermo. Allora, abbiamo trovato, quindi secondo te la data di oggi, sì. perché effettivamente è sempre a sei cifre. Sì. Va bene. E perché accanto hai trovato un documento dove la data era sbarrata. Hai ragione, questo è vero. Ok, questo già mi... Sì. Poi se non funziona, fatti tutte le ricerche che vuoi. Hai ragione. Devo tornare indietro, credo, faccio prima da qui. Eh sì, in teoria quelli però sono trifogli uguali, vedi, sono neri. Invece l'applicazione che abbiamo nella cartella... Ma secondo me la cosa dei trifogli la sblocchiamo dopo. Tipo unlock, che... Sì, che servirà per fare qualcosa. Dov'era la safe qui, ok. Potrebbe essere la data di oggi, eh. Secondo me è la data di oggi. Oddio, sono le 38 che non ce la facciamo. 03 06 21 No. Prova al contrario. La prova al contrario, esatto. Scusate. No. Io ci avrei scommesso. Prova le XXX delle date sulle note. Eh? Che vuol dire? Non puoi mettere le X qui. Devi mettere i numeri. Però lui ha detto start looking. Ma la data la vedi sul tuo PC. Allora, controllo se sul desktop si possono ordinare le cartelle per data di creazione. Ultima modifica. Ok. No, non è apparso nulla. Non è apparso nulla. Perché io le tengo comunque adesso ordinate per data di creazione, ma non è apparso nulla sul desktop. Controllo di nuovo sulla cartella installazione un'ultima volta, ok? Ma non credo sia apparso nulla neanche lì, a quanto ho visto. One shot. One shot, Steam Up, Readme. One shot, no, niente, nulla. Fonts, graphic, languages, credits. Qui c'è solo questa applicazione stranissima che vi ho fatto vedere, ma che non fa nulla. Forse non è il momento. Abbiamo ancora diverse cose da fare, ma... Fuso orario, ma... Che vuol dire fuso orario? No, però se pesca il tuo nome dal PC, pesca... No, infatti. Forse ha cambiato l'immagine dello schermo. No, no, ragazzi, è sempre lo stesso sfondo. Ho sempre lo stesso sfondo. Guardo le proprietà del collegamento, ma non... No, neanche quello.
Proviamo a tornare dal computer, sì. Sono d'accordo. Travellino. Magari è il numero di utenti connessi in live. Minchia, ragazzi, sarebbe incredibile. Data di creazione e installazione. Ma è sempre... l'ho installato oggi. Sarebbe oggi. Forse dobbiamo ancora crearlo. Il codice è contenuto in un documento. Il documento ha trovato un luogo in cui stare, fuori dal gioco. Sai dove trovare i documenti, Saidonia? Beh, sì. No, in realtà. Minchia, non sa dove la carta dei documenti. Ah! Certo, sì. Ok, comincia a cercare. Ok, quindi l'ha fatto in documenti. Allora, esploriamo in documenti. Ci ha creato effettivamente un documento, ragazzi. Fatemi sapere se lo leggete, altrimenti ingrandisco. Caro... scritto in... c'è scritto lì, comunque. 2194. Sì, però aspetta. Caro... fucking fuck. Fucking fuck. Quel messaggio a te... e devo fare velocemente. Quindi la rete dei nostri computer era utilizzata... per divulgare messaggi non autorizzati. Ti torna? Devo fare in fretta. Noi siamo internet della guerra fredda. Come? Seleziona tutto, ingrandisci il font. Sì. Ok. Ingrandisci, ok, ok. Sto ingrandendo, ragazzi. Sto facendo l'ingrando. Dio madonna. Aspettate che lo riseleziono e faccio il rimpicco perché è veramente troppo grande. Allora, ora così lo vedono, Dio buono. Dicevo, esatto, tipo ARPANET, bravi. Ti ho lasciato un diario, parte del quale è scritto in un linguaggio che... robe. Leggilo e capirai cosa fare. Ho anche lasciato una mask. Quindi la maschera a gas è dentro la metal safe. Guarda dentro la cassaforte di metallo ad est, tra l'oceano e il posto di guardia che abbiamo già trovato. Il codice è 219040. Ok. Quindi probabilmente troveremo tutti quanti i documenti. Documenti, in teoria. Va bene. Il codice è contenuto in un documento. Sai dove sono i documenti? Vabbè, sì, ok, grazie. Non sai che c'è un'area disegnata per i documenti nella... nella tua macchina? Se gli rispondi di no, che Dio che sei. Guarda nella cartella documenti nel tuo computer. Non penso di poterlo rendere più chiaro di così. Noi lo sapevamo già. E ti chiedono di guardare Telegram. I mondini. Ok, comunque. Ah, il nostro codice è RNG, dice Ferdi. Ah, questo è il vostro codice ed è totalmente RNG. Figo, figo, così non puoi indovinarlo praticamente. Bel momento, mi è piaciuto. 219040 Fast Travel, mannaggia il cazzo. Lookout Point. Grazie Zafkiel che sia buona per il sesto mese. E si gode. Saidonia è il kami più perculato del mondo. Però quindi in realtà l'interlocutore non è cattivo. All'inizio mi era sembrato cattivo, tipo, ah, non ci riuscirai mai. Però ci ha aiutato, quindi non credo sia cattivo. 219040. 219040. 219040. Pog. Vabbè, sono un coglione, premo troppe volte. Non capisco niente. Vai. 21. Il 90. Il 40. Yes! Ha funzionato! Come facevi a conoscere il codice, Saidonia? Beh, certo, lui non lo sa. Perché noi siamo gli unici a poter leggere qui. Io non ne ho visto uno. Aspetta, aspetta, aspetta. Qui c'è una scelta morale importante. Io direi di essere sinceri con Nico.
Potremmo fare i ganzotti e dire c'ho i miei modi, i miei metodi, ma mi hanno aiutato. Però questo significa che Nico non legge. Non legge fuori. Fuori. Giusto. Non legge, legge fuori. I messaggi sul computer li legge. Li aveva letti perché aveva sentito di Sidonia. Sono sincero, mi hanno aiutato. Davvero? Da chi? Possiamo rispondergli solo questo? Va bene, ok. Vai. Non preoccuparti. Ok. Cosa c'è dentro la cassaforte, Nico? Minchia, mi sento troppo con la ricetrasmittente. Nico, cosa trovi nella cassaforte? Rico. Sì, fammi vedere. Ho trovato una maschera a gas. E c'è anche una sorta di libro strano. Non riesco a leggerlo, però. Non che io non sappia leggere o cosa. Io so leggere. Semplicemente non conosco questo linguaggio. È forse scritta nella stessa lingua distorta del documento? Strange Journal, vediamo un po'. Ah, non si può combinare con nulla. Servirà forse un traduttore? Ok, la gas mask si... Cos'è quello? Glicciopoli. C'è ancora, ragazzi. Ma che è? It's not a bug, it's a feature. Vabbè, andiamo verso la, direi, swamp velenosa adesso. È tipo una corruzione. Questo avrei di qua tanto, sì? Sì. Facebook ha tutto. Se c'è il profilo di Sidonia lo devi cambiare, credo ci sia, infatti. Quindi è un mondo nel quale in realtà il tessuto dello spazio si corrompe. O è un creep? Ok, Chiara ha mandato un video. Che cos'è? Sono Sigma e QWERTY. Sì. Chi li ha fatti? Li ha fatti Serena. Ma sono carinissimi. Sono Sigma e QWERTY che si svegliano. Ma che piccoli patatini teneri. Bellissimi. E coccolosi. Sono bellissimi. Vai, torna al gioco. Che piccoli. Che piccoli. Grazie mille, Serena, sei dolcissima. Io direi di farlo andare. What? Giusto. Lui non ci abbiamo interagito. Si è svegliato. Ciao, piccola persona. Non sei più grande di me. Benvenuto all'avamposto. Di sotto c'è la vecchia, non so che cazzo sia una query. Ok. Il capo ingegnere, che è un robot, perché abbiamo letto la nota, vive un po' più a est. L'entrata alle vecchie Cava. L'entrata alle vecchie miniere è ancora più a est. Ok. Grazie. Dicevo, abbiamo la gas mask, ma non è qui che devo andare per la gas mask. È un su più su, se non mi ricordo male. C'è del su più su a un certo punto. Eccolo, il su più su. Fa cazzi tua. Però è verde, secondo me se la mette da solo, vedi? Ok. Piccolo. Dovrei stare bene con una maschera antigas. Gas. Sorry. A est c'è la robot. Ah, quindi Silver potrebbe essere il capo ingegnere? Perché sì, ancora più a est c'è la miniera, quindi sì. Potrebbe essere il capo ingegnere, quindi potrebbe essere una her, e quindi potrebbe aver avuto ragione chi pensava che she fosse effettivamente il capo ingegnere. Quelle sono le specifiche cave artificiali da minatori. Le cave naturali sono appunto caves. Però questo significa anche allora che Silver è responsabile di un incidente. Eppure sembra una persona così, cioè un robot così tranquillo. Sì, sì. È un
geyser di veleno, di veneno. Sì, forse è tranquilla adesso, è vero. Sto facendo l'esploro laterale, ragazzi, eh. Però qui c'era qualcosa. Oh, nota. C'è qualcosa di strano riguardo i robot che vengono mandati al lavoro qui vicino ai terreni pieni di gas. Quando accumulano... sembrerebbero accumulare ruggine in maniera molto più lenta degli altri. Quelli che lavorano con diciamo a stretto contatto con il gas sembrano praticamente sempre nuovi. È forse l'atmosfera che causa questo processo? O mi immagino tutto? E allora, cos'è che fa da antiruggine? Io non sono esperto, ma se scoprissimo quali sono i materiali antiruggine, potremmo scoprire la natura cerchiamo di questo veleno. Quindi gas. Ah no, aspetta qui. Facciamo del buon controllo. Comunque questo veleno esce da sottoterra, quindi è questo pianeta che è velenoso in qualche modo. Mi sa che si può far l'entro, sì. Qui si può far l'entro, ma prima di far l'entro, ragazzi, si lookouta per altre note. No, anche qui. Metalli inossidabili esistono. Zinco. Tra l'altro non sappiamo cos'è quel crippo. Ok, comunque abbiamo fatto il giro, quindi possiamo entrare a Cazzopoli qui. In questa struttura. E vedere cosa c'è dentro. E se banalmente non ci fosse ossigeno, in che senso? Non ho capito come si collegano le due cose. C'è qualcosa qui. Un paio di guanti di gomma. Sono molto pesanti. Sono guanti per prevenire danni chimici. Non ho idea di a che cosa possano servirmi ora. Però serviranno. Ehi Franco. Ciao persona. Benvenuto al vecchio. Ah, ok, quindi ci serviranno qui alla vecchia fabbrica di processazione degli agenti chimici. Molti degli equipaggiamenti sono già stati dislocati altrove. Quindi hanno dimessa questa zona. Infatti è sbarrata. Ehi. Ciao persona. Il gruppo di assemblaggio e riparazione, perdonatemi, di robot è stato già dimesso nelle Warrens. Se hai altre richieste, contatta la head engineer. E allora dai, sì, la head engineer era Silver. Infatti c'è stato l'incidente ed ecco perché è un bene che ti abbiano riportato indietro. E i robots sono loro, allora. È la differenza tra i robot che hanno un nome, quelli intelligenti, e questi che sono Emilio e sono scemini. Grazie a Amy Anolor, che sia buona per un anno insieme. Quindi questo mondo in realtà aveva le Barrens sempre come tali, non sono mai state diverse. Il cerchio più esterno di questo mondo è velenoso, fa schifo, è arido, ma ha delle miniere molto yummy yummy, piene di metalli con i quali possono essere fatti i robot più intelligenti, forse proprio quei materiali che hanno creato Silver in prima battuta. C'era un incapo ingegnere umano, poi questo è stato sostituito da Silver, che doveva essere, che è stata spostata dalla città. In realtà, quindi hanno dovuto spostare Silver dalla città, forse proprio perché ha causato un incidente a questo punto in città, e quindi dalla città l'hanno spostata qui. Certo, è Handmaid's Tale. È Handmaid's Tale. Ragazzi, qui è una reference che Chiara ha capito, che chi ha visto Handmaid's Tale ha capito, ci sono. È Handmaid's Tale, forse è proprio ispirato a Handmaid's Tale, mm-hmm, questa cosa, perché è identica, ho appena fatto 2+2. In Handmaid's Tale, vi faccio questo pippone perché tanto è bellissimo parlare insieme, poi insomma è mezzanotte, siamo ancora tanti, quindi sono contento. In Handmaid's Tale praticamente ci sono queste donne che vengono schiavizzate e diventano delle macchine da riproduzione, ok?
Coloro che però si comportano male o che sono infertili vengono spedite ai confini della nazione di Gilead, nella quale si scava praticamente, tra l'altro senza un motivo valido, per cercare di rendere meno meno radioattive, ok, delle zone altamente radioattive. E questo problema, ok, questo problema delle scorie radioattive, in realtà, tra l'altro, in Handmaid's Tale sanno che è irrisolvibile, quindi le mandano lì più a morire che altro, non c'è un vero motivo per cui sono lì. Ora, qui non sappiamo se il robot viene mandato qui perché si spera che si teoppi in mezzo alle miniere al veleno oppure no, anche perché in realtà il veleno al robot non dovrebbe fare niente, però sì, fa qualcosa di sbagliato dentro la città e quindi la spediscono qua. Quindi non può più rimanere in città. Secondo me ha super senso. Sembra una pagina strappata da un libro. Non possibile. Non poter sopravvalutare l'importanza di pulire i solventi in questo ambiente. I solventi di pulizia. Ok. Cioè cleaning come aggettivo di solventi. Ah, cleaning solvents, certo. Giusto. Non possiamo sovrastimare l'importanza dei agenti di pulizia, non so come chiamarli, in questo environment. Ecco una piccola ricetta utilizzando i metodi alternativi previamente discussi. Utilizzando le naturali proprietà del fosforo blu. Serve gas acidico e fosforo blu per fare questi agenti di pulizia, ok? Queste sostanze capaci di pulire. Istruzioni: in una area ben ventilata, quindi gassopoli. No, ben ventilata potrebbe semplicemente significare ben areata, vabbè, ok. Direziona il gas dentro il tuo contenitore di cioè, a meno che non ti serva quel gas. Però dice, vedi, di sigillarlo immediatamente, quindi secondo me potrebbe essere proprio il gas. Inserisci nel contenitore, potrebbe essere la bottiglia, ma non so se abbiamo il tappo, e sigillala immediatamente. E poi ci dobbiamo mettere il blu fosforo. Proviamo intanto la bottiglia, ragazzi, e poi tra poco si chiude perché mi pare che il tappo ci sia. Non riesco a raggiungere la cima, sai, Donia? E fai così? Ah, proprio non ci arriva, piccino. E non ne abbiamo uno piccolino? E lui è cortino. Quello è un po' più piccolo. Un po' più bassino. A destra. Ah, ok. Un po' più basso? Non ci arriva? Picciolino, non ci arriva. No. Non ci arriva, picciolino. Vabbè, ci serve un oggetto, quindi, per fare dell'altura. Perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. He's so small. E quindi niente, non possiamo raggiungere il cima. Però sì, il contenitore potrebbe essere proprio la bottiglia, perché ce l'abbiamo il tappo. Guarda l'icona in basso a destra. Ah, ok, so stupidino. Ma lo string journal lo vedo ora, c'ha il simbolo del fogliino, del trifoglino. Minchia, riapri l'applicazione. Provo a riaprire l'applicazione, ragazzi, ma secondo me non c'è un cazzo. Però riapro anche il documento. No, il documento ridice semplicemente del codice. Provo a riaprire anche quell'applicazione. Steam Library, Steam Apps, Common, One Shot. Trifoglio bianco, easy peasy, lemon squeeze. E se apro il journal mentre è aperta quell'applicazione, un cazzo succede. Ok, a posto. Tra pochino mi mando a letto, ragazzi. Fatemici giocare ancora poco, perché sono preso bene. E i rubber gloves serviranno poi per aggeggiare probabilmente con qualcosa in questo solvente. Qui ci hanno detto semplicemente che i robot arrugginiscono meno se sono qui. Persona vivente come te dovrebbe aver evacuato questo posto molto tempo fa. Oh, ma sono appena arrivato qui, in realtà. In questo mondo. Vedi, ho il sole.
Oh, il messia. Non so cosa dire. Salutare non è... Cioè, dare il benvenuto non fa parte del mio codice. Hai parlato al Prophet Bot? Sì, ce l'ho fatto, l'ho fatto. Il Prophet Bot è stato costruito con il solo scopo di darti il benvenuto. Davvero? Sì, non può parlare con nessun altro. Anche a me ha ricordato Muffin. Lo chiameremo Muffin. Ok, Muffin. Oh, è triste. E tu per cosa sei costruito? Per fare la guardia a questa sezione. Anche se i residenti sono andati via da molto tempo, io devo continuare a stare qui. Perché? Perché non sono stato ammaestrato, addomesticato. Il tame è tipo la programmazione. Mm-hmm. Cioè il tame è quando ti dicono che cosa fare. Mm-hmm. Che cosa però tami non lo sappiamo. O chi? Sì, perché non era... non ne valeva non la pena. Non ne valeva la pena. Piccolo, ma fine. Però mi fa passare. Giustamente sono il messia, quindi mi fa passare. E lì dentro? Unità X al rapporto. Ti ho visto parlare con il guardiano. Adesso ti scorterò fino al dormitorio. Eh? Ma incazzatissimo sto robot. E quindi continuerai a seguire? Sì. Finché non raggiungi la tua destinazione al sicuro. Quindi in realtà mi sta scortando. È come la seconda legge. Credo che io debba entrare qui. Penso che questo sia il dormitorio. C'è scritto qualcosa. Aspetta, e se mi aiuta a prendere la roba? Se me lo porto fino a... Secondo me è fasa. Dici? Nel senso che rimane fasa la mappa e lui rimane là. Proprio. Sì, hai ragione, non mi segue. Perché sennò avrei... Però allora proverei a riparlarci. Eccolo qua. Grazie a Masarone che sei buono per il terzo mese. Ciao Saito, sono super happy che ho trovato due Zard V-Shine. Uno già per una vita, niente, stasera l'ho sculata, minchia. Zard V-Shine 350 euro stava all'epoca. Non so se ancora adesso è così. Altra curiosità. Una delle storie di Yo Robot di Asimov racconta proprio di un posto di robot minatori in un pianeta con gas allora tossici. È ispiratissimo. In quel caso un robot impazziva perché non sapeva se continuare a estrarre il minerale come gli era stato ordinato, seconda legge, o tornare indietro per preservarsi dal gas corrosivo, terza legge, e iniziava a girare in tondo in una circonferenza in cui la forza di seconda e terza legge sono uguali. Che credo sia quello che è successo nella miniera più o meno. Beh, però i robot non si fanno però male. Però i robot non si fanno male, però magari c'era un altro pericolo. Sì, sì. Io, ragazzi, proverei ad andare nel dormitorio. Matrix. Sono cubicoli. A Capsule Hotel. Apparentemente la fase 1 dell'evacuazione è finita prima del tempo. Grandi navi hanno le grandi navi celle hanno cominciato a malfunzionare solo dopo pochi viaggi. È il round trip, il viaggio andato sì, e ritorno. Sì, andato e ritorno. Dicono che è per via di qualcosa quadrati quelli che abbiamo visto. Eh? I glitchini che abbiamo visto. Ah, ok. Non so però che cosa volessero dire. Ah, diamine, non penso che riusciranno a trasportare questi bot in eccesso alla città in questo. Cioè, se le cose continuano così. Cazzo, abbiamo lavorato così tanto a quei robot. Ma credo che. Quindi i quadrati hanno smontato i robot, probabilmente. Vedi che i robot sono effettivamente quelli che traghettano. Sì, 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 sì. Giusto, ma credo che perché i robot c'è che c'hanno quindi il cerchio concentrico successivo c'ha l'oceano. E allora forse non sono navicelle, sono navi, sono barche. Mm. E i robot sono effettivamente quelli che remano. Giocatori, sì, sì. Ok, ok, i robot sono abbastanza impegnati a trasportare le persone così come sono. Cioè già così. Ok, e probabilmente toccherà a noi tra poco. Toccherà a noi? Quindi aspetta, lui sta dicendo, giustamente sono già occupati a trasportare le persone, figuriamoci i robot, credo voglia dire questo.
cioè anche le persone dovevano evacuare, non sappiamo se sono umane, ma anche le persone dovevano evacuare questo posto. I suppose robots are busy enough with transporting people. Quindi tanto vabbè, sti cazzi, sono... Beh, ma questo potrebbe essere scritto da un robot di livello superiore come Silver. Nella pagina precedente ti ha fatto la differenza con i tanti robot. Hai ragione. Che sarebbero rimasti qui. E peccato, perché ci avevamo comunque investito su quei robot. Hai ragione. E quindi in teoria... Quindi se cerchi qualcosa che non è robot e che non è people, la roba di mezzo sarebbero i robot più avanzati. Sì, sì, certamente, certamente. Potrebbe essere. E infatti BM Tasso del Miele dice: potrebbe averlo scritto qualcuno tipo Silver, sì, anche. Cioè people potrebbero essere i robot avanzati. No, nel senso people immagino siano le persone. Allora non t'ho capito. Ah, la nota l'ha scritta, dice, un robot avanzato. Ah, ok, ok, che ci sono, ok. Sembra che stiano portando via i pochi robot ammaestrati che abbiamo qui. Ha senso, no, non c'è scopo nel tenerli nelle Barrens se tutte quante le persone sono già andate via. Certo. Mi chiedo se l'ingegnere se ne andrà anche lui, lei. Lei, sì. Quindi stanno portando via anche i robot ammaestrati. Vabbè, ma sappiamo che tutti possono essere ammaestrati, anche quelli che non sono skinnati come delle persone. Non ha senso ovviamente tenere le Barrens, perché i robot servono per proteggere gli umani. Lo vediamo, ci scortano, ci aiutano. Quindi senza gli umani che cazzo servono i robot? Potrebbero in realtà continuare a scavare, ma forse non ce n'era più motivo. E mi chiedo se anche l'ingegnera andrà via. Quindi si sta riferendo a Silver. Chissà perché dovrebbe rimanere. Forse perché ha causato l'incidente in città. Allora si chiedono: che fanno? La riportano indietro? Ok. Una power cell. Oh, c'è una scritta anche qui. Guardiano della residential area. Quindi questa è la batteria di riserva del guardiano. Di Muffin. E non si può salire? Ah, o muori. Ho paura delle scale. Quindi ci dovrà aiutare qualcuno. Lui continua. Hello, boop. Ok, sta continuando a seguirci ora, no? No, sì, come no. Guarda qua. Pazzito. E ci scorta. Entra? No, però non entra. Ah, forse non è dove dobbiamo andare. Abbastanza sicuramente non è dove dobbiamo andare. Dormitorio 119 o 11, sezione 9. Aspetta, questi sono i famosi docks, mi sa. No, in realtà no. Non si è entrato qua. Qui dentro, dici? No. Check. Il terminale non risponde. Questo è un problema. Chi cazzo ha rotto i terminali? Forse a causa di interferenze elettromagnetiche. Temo che questa operazione non possa essere più sostenuta. Se i server continuano a fallire così tanto da non riuscire a tenere il passo. Ok. Sì, che la manutenzione non riesce a mantenere, sì, a stare la qualità. Passo. Fortunatamente non sembra succedere ai robot, o almeno non ha una percentuale significativa, e il tempo saprà. Quindi praticamente si stava, da quello che si può intuire, c'era un'interferenza elettromagnetica che dava problemi ai terminali, ai server, ma non alle persone. Quindi credo che allora anche i server siano scoppiati, forse per un problema di campo elettromagnetico, magari un overload. Tutti di questi terminali non si accendono. Non so cosa fare. No. Cos'era prima? Penso che abbia cliccato. Cioè. Forse è semplicemente tu che clicca. Ok. Io quasi vi direi che mi fermerei qui.
bello perché grosso, abbiamo tanto da esplorare. E secondo me ci siamo. È 00:10 e abbiamo tutta questa zona del dormitorio da esplorare. Se i mod non mi dicono guarda sei a un minuto da un cliffhanger incredibile, secondo me ci possiamo essere. Perché ecco, concordano anche i mod. Salutiamo davanti a Muffin. Perché secondo me siamo entrati qui, siamo entrati in questo posto, abbiamo scoperto un sacco di roba. Ok, ottimo momento, perfetto. E tanto salvare si salva chiudendo il gioco, te lo dice proprio il gioco. Ragazzi, stacca ora, è un ottimo momento, perfetto. Ciao Muffin. È stata una bella prima puntata. Si è scoperto un sacco di cose. Mi piace il fatto che il gioco interagisca con noi off screen. E soprattutto mi piace il fatto che il gioco abbia un sacco di documenti che ci raccontano in maniera intelligente che cosa è successo senza avercelo ancora fatto capire. Abbiamo speculato tanto, abbiamo teorizzato tanto e continueremo a farlo ancora prossimamente. Sì, abbiamo già salvato, nel senso che si salva chiudendo il gioco. Quindi per ora sono veramente gasato a pallettoni. Dovremo esplorare il dormitorio e la prossima cosa che ci manca da fare è inserire nell'ampolla il gas e mischiarla con la sostanza blu rara del fosforo blu per creare questo solvente strambo che non si sa a cosa serva per il momento. Però indietro abbiamo clearato tutto, la batteria l'abbiamo messa, la macchina si è accesa. No, non abbiamo fatto forza ancora sulla... No, sì che l'abbiamo fatta, abbiamo fatto forza, abbiamo preso la batteria con il cacciavite, tra l'altro, che però abbiamo ancora. Quindi servirà forse anche a qualcos'altro. Non è vero, non l'abbiamo più. Abbiamo però la crowbar. Dicevo, il cacciavite abbiamo fatto la lente. Quindi no, praticamente abbiamo fatto tutto. No, dovremo tornare poi a vedere se riusciamo a entrare nella miniera. Nella miniera dobbiamo prendere un veicolo che non sappiamo ancora come cazzo si possa prendere. E tra l'altro siamo solo nel cerchio esterno ancora. E ci saranno sicuramente cerchio esterno, il mare, che forse è una minima parte, la radura, la città, la torre. E ancora a voglia te, ne abbiamo fatto niente ancora. Sì, praticamente sì. Sono convinto anch'io, ragazzi, che ne vedremo delle belle. Ragazzi, grazie di essere rimasti in così tanti fino a 00:10. Mua. Io vi mando un bacione grosso grosso, vi ringrazio per essere stati con noi. Noi ci vediamo domani con Monster Hunter alle 17. E io domani faccio il vaccino. Domani Chiara fa il vaccino. Io spero di poterlo prenotare tra oggi e domani, visto che dovrebbero abilitarmi tra oggi e domani, però stamattina non mi avevano abilitato, poi non ho controllato. La sera invece, ore 21:30, siamo in live con Dark Souls 2. Mua. Bacetti e vi auguro un buon weekend, se invece non ci vediamo. Baci. Ciao ragazzi, buonanotte. Bella prima puntata. Buonanotte.